Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati e benvenuti ai nuovi volti che vedo questa sera. Terzo appuntamento con Incontri con la Scienza, con Pier Giorgio Caria, questa rassegna che è giunta praticamente al suo terzo appuntamento con quest'oggi, dopo gli incontri sull'archeologia misteriosa dello scorso gennaio e i misteri di Marte dello scorso mese di marzo. Questo pomeriggio, questa sera, invece, stiamo per intraprendere un viaggio fantastico, bellissimo, affascinante, con la geometria sacra, la matematica di Dio, così come Pier Giorgio Caria la presenta questa sera e la relazionerà sicuramente in maniera impeccabile. L'iniziativa Incontri con la Scienza è nata ed è stata promossa dalle associazioni culturali Terra Mater e il Sicomoro, nell'ambito di un progetto di informazione culturale libera, avviato già da tempo, e che mediante l'arte, la letteratura, la scienza, la legalità, la spiritualità, la ricerca e la scienza intendono apportare il proprio contributo alla piena libertà di pensiero, di conoscenza e di approfondimento di temi di interesse sociale ed umanitario. Ed è proprio nell'etica di questo pensiero che è nata in questi mesi l'idea di questa rassegna. L'idea che non tutto quello che ci viene raccontato corrisponde alla totale realtà delle cose è ormai un pensiero comune di tutti noi. Ringrazio Pier Giorgio Caria per aver appoggiato, perché se non ci fosse stato lui, ovviamente nemmeno l'iniziativa in diretta proporzione non ci sarebbe stata, perché abbiamo fortemente voluto la sua presenza come relatore di questa iniziativa, e che nonostante gli impegni a livello nazionale ed internazionale, reduce da una conferenza in Sud America, in Uruguay, quindi insomma i suoi impegni non mancano in agenda, ed è uno dei pochi scienziati, ricercatori, documentaristi a livello internazionale che riesce a spaziare in diverse tematiche con grande professionalità e profonda coscienza e consapevolezza. Ringraziamo l'amministrazione comunale di Brugnera per aver concesso il patrocinio di questa iniziativa e anche la concessione dello spazio del Canevon di Villa Varda, nel quale ci troviamo, uno splendido scenario storico rinascimentale, dove è sempre piacevole comunque ritornare non solo per passeggiare, ma anche appunto per fruire di iniziative culturali, informative di questo tipo. E veniamo all'incontro di quest'oggi. Dio non gioca a dadi con l'universo. Questa celebre affermazione è scritta da Albert Einstein in una lettera del 4 dicembre 1926, ed indirizzata allo scienziato Niels Bohr. Nella stessa è rivelata una straordinaria verità, oggi ben evidenziata dalla moderna matematica, ma conosciuta anche dagli antichi sapienti, e cioè che la natura, uomo compreso, è tutta quanta strutturata secondo parametri matematici e geometrici ben precisi, quali la proporzione aurea, la progressione di Fibonacci, la spirale aurea. Grandi artisti iniziati del passato, come Leonardo da Vinci, hanno conosciuto e utilizzato questa matematica nelle loro opere artistiche ed architettoniche. Incredibilmente ritroviamo gli stessi parametri anche in un misterioso fenomeno, quale quello dei cerchi nel grano, che rappresenta un tentativo magnifico ed affascinante, usato dai visitatori di altri mondi per portare il loro messaggio di pace, giustizia, armonia, fratellanza e amore all'umanità del pianeta Terra. Un viaggio affascinante tra scienza e mistica per scoprire la meravigliosa e segreta opera del Creatore e la profonda conoscenza iniziatica dei popoli del cosmo. E ora ripresento, per chi fosse nuovo questo pomeriggio e non avesse potuto partecipare alle conferenze delle scorse puntate, Pier Giorgio Caria. Una brevissima e sintetica biografia ci porta a conoscere
Pier Giorgio Caria, ricercatore su tematiche di frontiera e del mistero, tra cui ufologia e cerchi nel grano. È autore di vari documentari, premiati in Italia e negli Stati Uniti, sugli stessi argomenti e su altri correlati, andati in onda su reti televisive italiane come La 7 e Rai 2, Voyager tra i programmi più noti, ed estere, quali televisioni del Belgio, Francia, Spagna, Hong Kong, Argentina ed Arabia Saudita. Scrive articoli su riviste specializzate ed è relatore in trasmissioni radiotelevisive e conferenze nazionali ed internazionali. È lui che ci condurrà in questo viaggio appassionante per trarre dalla conoscenza la comprensione del presente. Buon pomeriggio a tutti. Grazie Maria, grazie a voi, siete tantissimi. Abbiamo creato un po' di problemi al povero Antonio che disperatamente ha cercato con grandissima cortesia e gentilezza di accontentare tutti in modo che comodamente possiamo seguire questo incontro. Quindi grazie Antonio, grazie Maria, grazie a tutti coloro che hanno collaborato a questa iniziativa. Io un applauso, mi sembra, agli organizzatori. Il colpevole è anche lui, Antonio Calderelli, carissimo amico ormai da vari anni. Quello che vi mostrerò stasera è parte di un vastissimo, complicatissimo, dirompente nei termini di quelle che sono le nostre conoscenze o i nostri punti di riferimento presunti conosciuti della vita e dell'universo, ed è solo uno spunto, come le altre volte vi ho detto, per iniziare un percorso personale di approfondimento e di ricerca senza il quale la verità non può essere realizzata da nessuno di noi, perché la verità è realizzabile attraverso solo ed unicamente un'esperienza diretta e personale. Quindi il mio compito qui non è quello di convincervi della mia verità, è solo quello di presentarvi dei dati, forse alcuni di voi li conosceranno, soprattutto persone che già lavorano e studiano nell'ambito della geometria, della matematica, di questo tipo di scienze, ma alla stragrande maggioranza delle persone queste cose e gli ambiti nel quale sono utilizzate sono sconosciute o poco conosciute. Geometria sacra, la matematica di Dio. Secondo il comune sentire o quello che certi scienziati affermano, la vita sarebbe scaturita, la vita umana e la vita in genere, dal cosiddetto brodo primordiale, per dei fatti puramente fortuiti, riconducibili secondo la logica della scienza materialista alla teoria delle possibilità, quindi nel novero delle infinite possibilità che possono crearsi all'interno della creazione, della manifestazione fisica, a un certo punto, per una serie di cause appunto casuali, scaturisce la vita. Non solo scaturisce la vita, secondo questo ramo della scienza, ma scaturisce anche quella particolare e quasi magica caratteristica che distingue noi esseri umani da tutte le altre creature, cioè che noi possiamo dire io sono. In tutta l'epoca storica l'umanità terrestre non ha nessun tipo di esperienza, soprattutto lo dico a livello massivo, di un'interazione con qualcun altro che dica io sono e che non appartiene al sistema integrato pianeta Terra. Dico sistema integrato perché noi che oggi abbiamo perso o stiamo perdendo questa integrazione, in realtà facciamo parte del sistema Terra. Ci sono io, c'è l'albero di mele, due enti apparentemente inconciliabili, eppure io stacco la mela, la mangio e la mela diventa parte di me. Quindi l'uomo è parte di un sistema integrato. Se io tolgo l'uomo da questo sistema integrato, l'uomo impazzisce. Infatti la razza umana sta impazzendo, anzi diciamo che ormai sulla fase ultima di una follia collettiva dove nessuno è più in grado di discernere il vero dal falso, il bello dal brutto, il bene dal male.
Oggi sono accettate come fatto quotidiano situazioni ed eventi che 30-40 anni fa avrebbero scandalizzato l'intero pianeta. Oggi vengono uccisi bambini nelle case, vengono violentati, vengono sterminati i popoli, vengono violate quasi quotidianamente tutte le regole internazionali, quindi paesi pacifici vengono invasi con la falsa teoria dell'esportazione della democrazia a suon di bombe. E noi accettiamo questo come se fosse un fatto normale. Voi vi immaginate se l'Islam, ritenendo che la nostra religione è quella degli infedeli, venissero a invaderci e ci bombardassero perché secondo loro la loro religione è meglio della nostra. Noi facciamo così. Eppure accettiamo questo fatto come se fosse un fatto normale. E diciamo di essere cristiani, quando Cristo è l'esempio perfetto della non violenza. Quindi che cristiani siamo se i nostri politici a ogni piè sospinto, quando gli americani aprono la bocca, ci mandano in guerra e noi stiamo muti? Quindi noi popolo siamo complici di crimini internazionali e non ce ne rendiamo conto, cioè non abbiamo più la capacità di discernere e di comprendere cosa va fatto e cosa non va fatto. Questa è una situazione, amici, molto grave, perché prima o poi quello che noi stiamo facendo agli altri, gli altri lo faranno a noi, non ve lo dimenticate. Noi siamo la quarta potenza mondiale che costruisce armi e le esporta, Finmeccanica, Otto Melara, Beretta. Ci avete mai fatto caso, abbassa un po' Stefano, è troppo forte, ci avete mai fatto caso che non c'è mai uno sciopero dei dipendenti dell'industria bellica? Mai si sente una crisi dell'industria bellica? Mai c'è un'avvertenza sindacale dell'industria bellica? Non se ne parla, eppure è una delle industrie, se non l'industria più florida del pianeta. Quindi noi che accettiamo questo stato di cose come una normalità stiamo molto male a livello interiore. Andiamo a messa, facciamo fare la prima comunione ai nostri figli, ma siamo complici di crimini gravissimi. Quindi questa situazione ha necessità assolutamente di una revisione del nostro concetto di vita e dei parametri con i quali la vita deve essere gestita, perché un'altra cosa che noi disconosciamo, e il tema di stasera si colloca perfettamente in questo filone, è che l'universo è regolato da leggi. La storia del brodo primordiale è un'altra delle grandi fesserie con cui i pseudoscienziati, il cui unico scopo è quello di addormentare i nostri neuroni, portano avanti teorie sballate basate solo sulla nostra ignoranza e sulla nostra non conoscenza della creazione. Perché una volta che noi conosciamo la creazione ci rendiamo conto che il manifestarsi della creazione sottende a leggi perfettissime anche matematiche. Quindi noi siamo soggetti a leggi, soprattutto a leggi di altissimo tenore spirituale, dal quale discendono poi le leggi fisiche. Quindi noi siamo soggetti alla legge di causa ed effetto, gli orientali la chiamano karma. Quindi tutto quello che noi facciamo agli altri, prima o poi rientrerà nella nostra vita come fatto vissuto. Non è un credo religioso, i credi religiosi aboliteli, non servono a nulla. È inutile credere in Cristo e dopo vivere una vita materialista basata solo sulla sopraffazione del prossimo, non ha nessun senso. Bene, quindi iniziamo questo percorso che è geometrico matematico e lo estrapoliamo. Io vi farò vedere delle cosettine, non sarà complicatissimo, per farvi capire che tante cose che accadono nel mondo e che noi le reputiamo appartenenti magari al settore commerciale o alla bravura del pittore, in realtà dentro ci sono queste conoscenze che di fatto le scuole non ci insegnano. Non ce le insegnano perché queste conoscenze danno potere di discernimento, e il discernimento è quella cosa pericolosa per le banche, per la politica, per i militari, per i mafiosi. Il discernimento è una cosa pericolosa perché ci dà la possibilità di distinguere ciò che è meglio per noi da ciò che non è meglio per noi. Quindi il discernimento ci viene sottratto per impedirci di decidere. Infatti oggi la società è così, catatonica, non sa cosa decidere e sopportiamo situazioni per cui i nostri
antepassati hanno dato la vita. Oggi abbiamo il terzo presidente del Consiglio non eletto dal popolo, che addirittura fa politica indicando cosa votare e cosa non votare, quando lui dovrebbe essere super partes, ed è a favore dell'industria petrolifera, che è contro di noi perché ci inquina e ci distrugge il territorio. Perché gli italiani non votano? Perché non ci vanno? Perché sono addormentati da metodologie e da conoscenze che il potere ha e usa come armi di distruzione di massa contro di noi. Bene. Partiamo dalla sezione aurea. Ribadisco, qualcuno di voi sicuramente queste cose le conosce già, ma io credo che la maggior parte, soprattutto nell'evolversi della presentazione, non le conosca. Allora, la sezione aurea è quella particolare proporzione denominata phi, che si ottiene prendendo un segmento, dividendolo in due parti, e queste parti tra loro hanno una specifica proporzione, cioè se prendiamo la proporzione intera chi, questa in rapporto alla sua divisione più grande ha lo stesso rapporto che ha la divisione più grande con la divisione più piccola, cioè C, l'intero segmento, sta ad A la sezione più lunga, come la sezione più lunga sta a B. Questo ci dà il φ, che è 1,618, il numero aureo. Questo numero ha delle proprietà, questa proporzione, scusate, ha delle proprietà particolarissime, non ci entro, non voglio fare una noiosa e complessa lezione di geometria, non ne sono nemmeno all'altezza perché non sono un matematico, però ne voglio spiegare l'intima natura. Ad esempio, la sezione aurea ha una tra le tante caratteristiche che ha, che ogni segmento è sezione aurea della sua somma con la sezione aurea. È tutta una serie di cose per cui questa proporzione si evolve nell'infinitamente grande e nell'infinitamente piccolo, dando la base di quelli che sono poi sistemi frattali e sistemi olografici. La chiudo qui per non farla troppo complicata. Con questa proporzione ovviamente si possono realizzare delle figure geometriche, ad esempio il triangolo aureo, che appunto segue questa proporzione. Dal triangolo aureo possiamo ricavare il pentagono aureo, che ha questi particolari angoli, ogni angolo è di 36 gradi, i due angoli maggiori sono del doppio, di 72 gradi. E l'angolo del pentagono è il triplo, cioè 3 volte 36, 108 gradi. Da questa suddivisione, se ci fate caso, possiamo tirar fuori il pentagramma, dove la punta delle le cinque punte della stella sono esse tutte triangoli aurei. Allora, questa particolare proporzione, quindi la sezione aurea o la proporzione divina, come la chiamavano qualche secolo fa, è conosciuta da molto molto tempo, addirittura se ne ritrovano tracce sino dall'antica Babilonia nel 3000 avanti Cristo, quindi più di 5000 anni fa, ma ne avevano conoscenza gli egizi e parlano di essa, tra gli altri Vitruvio, a cui poi si ispirerà Leonardo da Vinci, primo secolo avanti Cristo, Euclide, Erodoto e Pitagora, che ne fissa la definizione. Ma quando crolla l'impero romano, questa conoscenza finisce un po' nel dimenticatoio per circa 1000 anni, ed è questo signore qui che il pisano ne parla con il Liber Abaci, il pisano Leonardo Fibonacci, perché la sezione aurea entra in questa particolare sequenza di numeri, libro pubblicato nel 1202. Ma chi ne approfondirà dedicando uno studio unicamente a questo argomento è il frate Luca Pacioli, che scrive un libro intitolato proprio La Divina Proporzione. Frate Luca Pacioli scriverà questo libro, così come ritratto in questo quadro, che verrà pubblicato questo libro nel 1509 e uscirà in 3 sole copie amanuensi. E il disegnatore di tutti i solidi platonici del libro fu Leonardo da Vinci. Quindi Leonardo da Vinci partecipò e approfondì lo studio di questa particolarissima proporzione geometrica.
Dice Luca Pacioli che questa proporzione si applica a tutte le arti ed è necessario che tutti gli uomini d'ingegno abbiano una copia dell'opera da lui scritta, da cui avranno diletto e nuova conoscenza. E scrive così: opera a tutti gli ingegneri perspicaci e curiosi necessaria, ove ciascuno studioso di filosofia, prospettiva, pittura, scultura, architettura, musica e altre matematiche, suavissima, sottile, admirabile dottrina, conseguirà e delectarà, cioè si diletterà con varie questioni de secretissima scienza. Quindi la proporzione divina, la proporzione aurea o il Fi 1,618 appartiene alla mistica, alla scienza segreta spirituale, cioè quella che io chiamo, sicuramente molti di voi me l'avranno sentita nominare, la scienza dello spirito. Quindi andiamo a vedere ad esempio Leonardo. Partiamo da lui, come Leonardo riporta nelle sue opere la sezione aurea. Questo è il ritratto più conosciuto e famoso di Leonardo, e questa è una delle sue opere più conosciute, appunto l'uomo vitruviano. Ricordo che Vitruvio fu un grandissimo architetto del primo secolo d.C. E in questa, nell'uomo vitruviano, come ben vedete, Leonardo riporta il corpo umano tutto in proporzione aurea. Il disegno dell'uomo vitruviano è anche la quadratura del cerchio. Ma nelle opere, praticamente in quasi tutte le opere di Leonardo, ritroviamo la proporzione divina. Ad esempio nell'ultima cena, Cristo, che è appunto la divinità, è inserito in un rettangolo aureo, cioè in un rettangolo divino, ma anche opere minori, come ad esempio la donna scapigliata, è inserita perfettamente in un triangolo aureo, e vedete la testa inclinata secondo la diagonale della sezione maggiore della proporzione aurea. Ma l'opera più famosa di Leonardo stesso, e cioè la Gioconda, come vedete, rispetta perfettamente le proporzioni auree ed inserita nell'intersezione delle due mani al polso, inserita in un rettangolo aureo. Ma ovviamente non è solo Leonardo da Vinci che ha questa conoscenza, ma anche altri grandi artisti del passato. Faccio una brevissima carrellata, ve ne mostro solo alcuni. Un'altra opera famosissima che tutti conoscete è la Pietà di Michelangelo, ed è anch'essa, vedete, inserita in un triangolo aureo. Sempre lo stesso Michelangelo, abbiamo la Sacra Famiglia, che è inserita in un pentagramma aureo. Raffaello Sanzio, la Crocifissione, vedete la disposizione delle figure principali con Cristo, che è la divinità, al vertice del triangolo aureo, ma dopo Cristo stesso è inserito, come vedete, in proporzione aurea rispetto al pentagramma aureo. Quindi gli artisti del passato conoscevano benissimo questa proporzione. Altra opera famosissima, la Venere di Botticelli, vedete, con al centro l'ombelico, che è virtualmente ritenuto il centro del corpo, abbiamo il rettangolo aureo che parte appunto da un segmento aureo. Termino con un artista più recente, relativamente, l'autoritratto di Rembrandt, anch'esso, vedete, è inserito in un triangolo con proporzioni auree. Così come nell'arte, anche nell'architettura ritroviamo la divina proporzione. Partiamo da una delle opere architettoniche sicuramente più conosciuta, che è la Grande Piramide. Vedete bene che il triangolo che interseziona la parte centrale della piramide con il suo lato esterno rispetta e usa le proporzioni auree. O altro grande monumento del passato, il Tempio di Partenone ad Atene, anch'esso è inserito dentro dei rettangoli in proporzione aurea. Veniamo a opere più recenti, sempre comunque estremamente conosciuta, il Taj Mahal ad Agra in India, vedete, tutto realizzato secondo le proporzioni auree, anche le parti interne, tutto quanto, compreso il colonnato, rispetta la proporzione divina. Notre Dame de Paris, la cattedrale di Parigi, uguale, è tutta inserita dentro rettangoli in proporzione aurea e anche segmenti, tutte le parti sono in proporzione aurea. Monumento ancora più famoso, la Torre Eiffel, esattamente inserita dentro un rettangolo aureo. Ho un'opera modernissima, la gigantesca torre di telecomunicazioni che si trova a Toronto in Canada, anch'essa inserita dentro un rettangolo aureo. Perché questo? Perché
siccome questa particolare proporzione è una proporzione che l'occhio umano vede in ogni cosa creata. Quindi è una proporzione secondo la quale gli elementi realizzati in questo modo, quindi con queste particolari caratteristiche geometrico-matematiche, risulta all'occhio istintivamente più attraente. E vedremo più avanti delle cosettine interessanti. Quindi se io disegno una casetta, per dire, a casaccio, e poi faccio una casetta in proporzione aurea, identica, anche se leggermente diversa, sicuramente le persone sceglieranno quella in proporzione aurea perché è più gradevole, più proporzionata. Infatti questo discorso qui è usato moltissimo anche in fotografia, dove ad esempio quando si scattano, gli artisti scattano delle foto, creano un reticolo, vedete, in proporzione aurea. Vedete, in questo caso la barca è situata esattamente nella mezzeria di uno dei rettangoli aurei. Altri esempi. Vedete, la parte della costa e l'orizzonte sono inseriti secondo una specifica posizione all'interno dei rettangoli aurei. Anche i volti umani, uguale, vedete, vengono bilanciati da chi conosce questo tipo di tecniche fotografiche, vengono bilanciati dentro reticoli che ovviamente sono sovrapposti al mirino della macchina fotografica, in questo caso il faro, che è un soggetto importante perché l'occhio si posiziona mediamente in questa zona qui, istintivamente. Queste sono tecniche che io conosco bene perché faccio il documentarista e quindi quando devo fare delle riprese utilizzo questo bilanciamento dell'immagine. L'ultima, vedete, anche in questo caso l'orizzonte è stato posizionato e il sole secondo una logica ben precisa all'interno dei rettangoli aurei. Nella moderna attività che riguarda una delle ultime tecnologie, che è quella informatica, anche i siti web, ad esempio il sito dei gadget di Star Wars, è tutto realizzato secondo la proporzione aurea, ma siti anche di canali televisivi importantissimi come History Channel usano reticoli aurei per proporzionare la posizione degli elementi. E ultimo, conosciutissimo ormai da tutti, il sito della Apple, anch'esso è strutturato secondo rettangoli in proporzione aurea. Quindi, lo ribadisco, la cosiddetta proporzione divina sezione aurea, invariabilmente l'occhio umano la trova più attraente rispetto a delle misure prese a casaccio. Questo perché, l'ho detto prima, e adesso ve lo faccio vedere, perché Dio crea usando questa proporzione. Il corpo umano è tutto in sezione aurea. Sono tutte proporzioni auree secondo il Fi. Ecco perché noi invariabilmente scegliamo, troviamo più attraenti, più gradevoli quei soggetti realizzati secondo la divina proporzione. Guardate il volto umano. È tutto in proporzione aurea. Entriamo nei particolari di altre parti, guardate. La distanza dal mento alla punta del naso, alla base del naso, è in proporzione aurea rispetto alla stessa zona del mento rispetto all'apertura delle labbra. Ho le braccia, la mano è in sezione aurea rispetto all'avambraccio e tutto il braccio è in sezione aurea rispetto al braccio spalla. 1,618. Lo stesso, la mano e l'avambraccio, appunto proporzione aurea, e addirittura persino le falangi delle dita sono in proporzione aurea. Allora, già da qui il brodo primordiale incomincia a puzzare, nel senso che forse il brodo primordiale ce l'hanno in testa quelli che pensano così, perché evidentemente se c'è una matematica tanto ferrea e precisa nella creazione, non può essere frutto del caso. Questi sono sistemi matematicamente ben ordinati, cioè non sono caotici, non sono casuali, ma sono ordinati secondo appunto una rigidissima e rigorosissima matematica. Dopo arriva un pisano, un altro Leonardo, evidentemente quelli che si chiamano Leonardo hanno qualcosa che gli va bene, Leonardo da Vinci, Leonardo Fibonacci,
È come quelli che si chiamano Mario, invece sono sfigati, Mario Monti, Mario Draghi. Preferisco il Leonardo, il Mario. Allora, Leonardo Fibonacci è stato uno dei più grandi matematici di tutti i tempi. Nacque a Pisa intorno al 1175, XII secolo, e imparò la matematica seguendo il padre, che era il rappresentante dei mercanti pisani. Ricordo che Pisa è una delle grandi repubbliche che commerciavano in quel tempo lì, ed era il rappresentante pisano nella città portuale di Bejaia, in Kabilia, ora una regione dell'Algeria, quindi Africa del Nord. Qui Fibonacci venne a contatto con la matematica, la geometria e l'algebra araba, perché a quell'epoca la civiltà araba era molto più avanti nelle scienze. Ad esempio, il cannocchiale lo hanno inventato gli arabi. Quindi Fibonacci, che era appassionato di questa scienza, viaggiando col padre, viene in contatto con i professori, diciamo, di quel paese, conoscenze che poi gli arabi possedevano, perché in parte era derivata dagli indiani dell'India ovviamente, dai persiani, che appunto a quel tempo erano molto, queste scienze, più sviluppate di quanto non fossero in Europa. E questo sono due pagine del Liber Abaci, perché quindi Fibonacci non si limitò solamente ad apprendere gli insegnamenti dei grandi matematici arabi, ma andò oltre, quindi usando come base queste conoscenze sviluppò ulteriori teorie in un libro fondamentale per la diffusione della matematica nella nostra cultura europea. E il Liber Abaci è pubblicato nel 1202, quindi il Liber Abaci, come già ho detto prima, quindi Leonardo Fibonacci, ha una intima relazione con la sezione aurea, perché nella famosissima e notissima progressione che lui di fatto metterà in evidenza, ritroviamo la sezione aurea, cioè viene fuori. Questa è la notissima, conosciutissima progressione di Fibonacci. La progressione di Fibonacci, quindi nel Liber Abaci, vi sono introdotte nozioni fondamentali sconosciute in Europa, come ad esempio il concetto del numero zero e della numerazione decimale, il calcolo degli interessi, forse era meglio che questo non lo insegnava, la conversione di misure diverse, ma soprattutto viene riportata appunto per la prima volta una serie di numeri che sarà chiamata dal suo scopritore sequenza di Fibonacci o numeri di Fibonacci. Come si calcolano i numeri di Fibonacci? Partendo da 0 e da 1, ogni numero che segue è la somma dei due precedenti, perciò i primi numeri della sequenza sono 0, 0 più 1, 1, 1 più 1, 2, 2 più 1, 3, 3 più 2, 5, 5 più 3, 8, 8 più 5, 13 e così via, chiaro? Il numero successivo è la somma dei due che lo precedono. Questa particolare sequenza genera un'armonia, è armonica, non è una cosa caotica, infatti questa sequenza la utilizzarono grandi musicisti, ad esempio Johann Sebastian Bach utilizzò la progressione di Fibonacci, tra l'altro proprio Bach sarà quello che ricodificherà tutta la struttura della musica riportandola tutta in termini prettamente matematici. È stata una grandissima rivoluzione della musica. Quindi ritroviamo la sequenza di Fibonacci nelle opere di Bach, di Mozart, di Beethoven, di Brahms, poi musicisti più recenti, Debussy, Stravinsky, Bartók, Xenakis, Stockhausen e gruppi rock addirittura come i Genesis, e c'è un brano famosissimo che a me mi faceva impazzire e tutt'oggi mi piace da morire, me lo sarò ascoltato migliaia di volte, che è Firth of Fifth, che è suonato dal chitarrista Steve Hackett nell'album Selling England by the Pound. E questo compositore del famosissimo gruppo musicale dei Genesis realizzò questo brano usando la progressione di Fibonacci. Vi do un breve esempio, qualche minuto di relax di musica, di un esempio di molto semplice di un'armonia che segue la progressione di Fibonacci. Abbiamo l'audio, Stefano, sì. Thank you.
quindi la progressione di Fibonacci è armonia pura. Non c'è una nota stonata, non c'è nessuna dissonanza, quindi Fibonacci con questa scoperta è entrato nel cuore segreto della creazione di Dio, perché la natura è strutturata secondo questi parametri. Andiamo a vedere degli esempi. L'aumento dei rami in un albero segue la progressione di Fibonacci. Esempi così presi a caso. Le spire in un ananas sono secondo la proporzione di Fibonacci, 13 spire, 8 spire. Il braccio, prima abbiamo visto, non solo in proporzione aurea, ma siccome la proporzione aurea viene fuori dalla progressione di Fibonacci, vedete bene, 3, 5, 8, 13, le parti della mano sono tutte secondo la progressione di Fibonacci. Il rapporto della mano e dell'avambraccio è in progressione di Fibonacci e così via. Quindi la progressione di Fibonacci è, assieme alla sezione aurea, uno dei rapporti che Dio o la natura, mettetela voi come volete, realizza la creazione. Vedete le falangi del dito della mano, 2, 3, 5, 8. Sono tutti secondo la progressione di Fibonacci. Persino la struttura del DNA, quindi andiamo dal micro al micro, quindi la molecola del DNA che misura 34 angstrom di lunghezza per 21 angstrom di larghezza per ogni ciclo completo della sua doppia spirale elica. Questi numeri, 34 e 21, sono i numeri della serie di Fibonacci e il loro rapporto è 1,619, che si avvicina moltissimo quindi al Φ, che è 1,618. Quindi dal micro al micro, al super micro, ritroviamo questa particolarissima struttura numerica che è la base matematica delle forme di natura, sia nel visibile che nell'invisibile. Ma la progressione di Fibonacci genera una spirale particolare. Come la otteniamo? La otteniamo in questo modo qui. Se realizziamo dei quadrati avente lato secondo la progressione di Fibonacci e uniamo gli spigoli di questi quadrati, viene fuori una spirale che viene definita spirale aurea, perché va a interseccarsi perfettamente dentro un rettangolo realizzato secondo la proporzione divina di 1,618, che era quello che vi ho spiegato all'inizio. Vedete? A più B sta ad A come A sta a B e viene fuori il Φ e viene fuori questa particolare spirale, anch'essa, e torniamo a Leonardo da Vinci, ben conosciuta, perché se c'è la proporzione aurea c'è la progressione di Fibonacci e c'è anche la spirale aurea. Ritorniamo quindi alla Gioconda e vediamo appunto che il triangolo aureo dove è inserita la Gioconda contiene perfettamente la spirale aurea. Prendiamo un'altra opera che non abbiamo ancora visto di Leonardo, Giovanni Battista. Vedete che la posizione della figura è perfettamente avvolta dentro una spirale aurea, con centro della spirale messo proprio sul naso della testa del Battista, che è inclinata, vedete, secondo la diagonale del rettangolo aureo. E ovviamente anche l'uomo vitruviano, così come la Gioconda, è perfettamente raccolto dentro una spirale aurea. Vediamo di nuovo anche altri artisti, ritorniamo a un quadro che abbiamo già visto, la Venere di Botticelli, vedete, sono tutti moduli in spirale e sezione aurea, tutti quanti, tutte le figure sono realizzate secondo questa particolare formula matematica. Questa è la Crocifissione di San Pietro, opera del Caravaggio, e vedete che anche in questo caso, partendo dal volto di Pietro che è al centro della sorgente della spirale aurea, vedete l'uomo che tira con la corda la croce di Pietro, vedete che segue l'inclinazione della spirale aurea, e qui lo stesso, prendendo l'altro personaggio, si raccorda perfettamente. Quindi se le figure i quadri di artisti famosissimi hanno, a parte la bravura prettamente artistica di dipingere, ma seguono delle proporzioni matematiche ben precise. Altri quadri.
Questo è Van Honthorst, la Sensale, quadro famosissimo, anch'essa, questa composizione inserita in una spirale aurea. Altro quadro, la Venere del Prato di Giovanni Bellina, Madonna del Prato, lo stesso, vedete, partendo dal volto del Bambin Gesù, la posizione della Vergine è in armonia con una spirale aurea. In ultimo, un quadro famosissimo di Vermeer, Ragazza col turbante, è perfettamente anch'essa inserita dentro un rettangolo aureo e quindi dentro una spirale aurea. Questa composizione geometrica anch'essa viene usata in fotografia per posizionare gli elementi della foto. Ne vediamo alcuni esempi. Vedete il volto della ragazza, spirale aurea, vedete l'avambraccio è poggiato sullo svincolarsi della curva aurea. O in questo caso la casa è stata posizionata dal fotografo nel punto in cui sorge la spirale aurea. In questo caso la barca, vedete, è stata inserita nello spazio tra il lato esterno del rettangolo aureo e la spirale. Quindi sono tutte conoscenze che solo gli specialisti conoscono, ma la maggior parte delle persone di queste cose non sa assolutamente nulla. Vedete qui in questo caso il soggetto è la pietra in un paesaggio molto grande, eppure la pietra è stata collocata perfettamente durante lo scatto nel punto da cui scaturisce la spirale aurea. E lo stesso i soggetti umani e l'albero di questo paesaggio qui. Ritorniamo all'architettura antica, torniamo in Egitto e scopriamo, ad esempio, che partendo dall'antica camera del dio Thoth, come centro di sviluppo della spirale aurea, praticamente le tre piramidi di Giza vanno a finire proprio sulla evoluzione del braccio della spirale. Il Partenone l'abbiamo visto prima e ovviamente anche il Partenone è inserito non solo in un rettangolo aureo, ma contiene in sé la spirale aurea. Prendiamo un edificio moderno, anche questo, vedete, segue perfettamente la struttura della spirale aurea. Ma non solo. Vi sono dei prodotti che hanno riscosso nel tempo, prodotti tecnologici, grandissimo successo. Ne vediamo solo due, ma giusto per capire. Ad esempio, una delle macchine più vendute di tutti i tempi è stato il maggiolino della Volkswagen, che seguiva la spirale aurea. È stato tutto progettato secondo la spirale aurea, come così era progettato uno degli animali più antichi che si conoscono, che è il nautilo. Ecco perché questa macchina ha avuto così tanto successo. Ma oggi c'è una ditta che ha un grandissimo successo, che tutti ci abbiamo o moltissimi di noi ce l'hanno in tasca, che è questa qui, la mela, questa. È tutta progettata in sezione aurea, ma non solo la mela. L'iPhone è un condensato di proporzioni auree in tutti i suoi dettagli. Guardate il posizionamento della telecamera, è tutto in proporzione aurea. Persino il bottoncino del cloud, guardate un po', è tutto in proporzione aurea. Fosse che il successo di questa tecnologia, al di là del fatto che sono quelle della Apple tecnologie estremamente affidabili, però questa gradevolezza estetica che hanno i prodotti della Apple, c'è un segreto che non tutti conoscevano. Chi lo sapeva sto fatto qui? Vediamo un po', sondaggio. Una persona. Ecco perché ci tengono nell'ignoranza, amici, tenendoci la testa piena di un sacco di cose che ci vendono come conoscenza e sono un sacco di fesserie, mentre la vera conoscenza segreta questa gente la usa per farci i quattrini e potere. Andiamo a vedere quindi il creatore, già abbiamo visto alcune cose, adesso soprattutto legate al corpo umano, ma andiamo a vedere più ampiamente in natura come abbiamo questo tipo di proporzioni. Sono evidentissime, vedete, queste sono tutte spirali auree.
tutte spirali auree. Sono tutte spirali auree. Un aloe, spirali auree. Il nautilo, l'abbiamo già visto, è una perfettissima, seppur antichissima, spirale aurea, cristallizzata, cioè materializzata in natura. Ma anche cose più gradevoli alle signore, ad esempio, guardate, la rosa è una perfetta, nel suo sviluppo dei petali, è una perfetta spirale aurea. O lo strumento che state usando soprattutto in questo momento, l'orecchio, è una spirale aurea. E il volto umano, sono tutte spirali auree in proporzione l'una con l'altra. Quindi sto brodo primordiale, insomma, puzza sempre di più. Ma anche nei moti, quindi non solo le strutture genetiche che formano poi un corpo umano finito, si sviluppano armonicamente secondo una matematica ben precisa, persino i moti dell'acqua, per esempio. Voilà. Quando le ragazze o le donne tirano su la testa dal mare, senza saperlo, disegnano una spirale aurea dentro un rettangolo aureo. Ne vediamo alcuni altri esempi. Una pallina da tennis bagnata, vedete, il suo centro genera nel girare spirali auree. Dei ragazzi che buttano acqua presa da una cascata, vedete, sono tutte spirali auree. Quindi tutta la natura obbedisce a una perfettissima legge matematica, anche quando apparentemente sono movimenti casuali. Quindi c'è un cuore segreto di leggi che governa tutto l'universo, che gli iniziati conoscono, ma che vengono tenuti all'oscuro questi insegnamenti alle masse, perché questa conoscenza genera potere commerciale, politico, economico, eccetera, eccetera. Adesso ci vediamo un bellissimo filmato realizzato in grafica 3D da un bravissimo artista spagnolo, credo che sia. Se magari spegniamo un attimo la luce, così ce lo godiamo ancora meglio, che partendo dalla proporzione aurea fa un po' ripercorrere tutta la carrellata di cose che io vi ho fatto vedere fino ad adesso. Progressione di Fibonacci. Quadrati secondo la progressione di Fibonacci, rettangoli, spirale aurea. Come vedere le forze creatrici all'opera. Rettangolo aureo, sezione aurea,
meraviglioso, eh? Io credo che questo artista, grazie, credo che questo artista Cristobal Vila, che ha dedicato questo bellissimo cortometraggio in grafica 3D a sua madre, ha realizzato un'opera geniale che ci fa vedere in modo armonioso e bellissimo la meravigliosa arte creatrice di Dio. E credo che la natura, se ci fosse nelle scuole insegnata questo, in questo modo, genererebbe in noi molto più rispetto e non distruggeremmo il pianeta e la vita. Esatto, solo in funzione dei soldi, che sono il pezzo di carta che il furbo banchiere ha messo tra noi esseri creati gratuitamente con un bellissimo atto d'amore, e la creazione anch'essa creata gratuitamente è irraggiungibile se non c'hai il loro sporco pezzo di carta. Quindi il banchiere oggi è più potente di Dio, perché senza il loro pezzo di carta, che a loro non costa nulla, noi moriamo. Il fatto che noi popolo accettiamo questo stato di cose la dice lunga nello stato orrendo in cui hanno cacciato la nostra intelligenza. Andiamo nel macro sempre più grande e ritroviamo esattamente tutte queste cose. Nei macrosistemi, l'uragano, quindi abbiamo visto i moti nella ragazza che tira su la testa dall'acqua, abbiamo visto il moto secondo cui si distacca l'acqua da una pallina da tennis, ma anche il moto vorticoso degli uragani segue perfettamente la proporzione aurea, la progressione di Fibonacci e la spirale aurea. Ma non solo. Persino la geografia, Dio la forma secondo queste particolari proporzioni. Guardate che meraviglia. L'Africa è la manifestazione macroscopica di una meravigliosa spirale aurea. E anche i sistemi galattici non sono altro che immense e meravigliose spirali di materia che si muovono perfettamente secondo una logica matematica ben precisa. Quindi nel micro abbiamo visto il DNA e nel macro stiamo vedendo una galassia. Dio crea secondo un unico sistema numerico basato sulla divina proporzione, sulla progressione di Fibonacci e sulla spirale aurea. Anche nel movimento la natura segue queste leggi matematiche. Quindi noi, amici, siamo soggetti a queste leggi. E ce ne sono altre che sono sconosciute, perché quest'immensità con tutto quello che contiene, vi ricordo che un cosmo è formato da 150.000 miliardi di galassie. 150.000 miliardi di galassie formano un cosmo. Secondo le stime NASA, solo la nostra galassia contiene tra i 4 e i 17 miliardi di pianeti simili alla Terra. Una delle galassie, delle 150.000 miliardi di galassie, una delle galassie delle 150.000 miliardi di galassie che formano un cosmo, poi di cosmi ce ne sono tanti, contiene tra i 4 e i 17 miliardi di pianeti uguali alla Terra. Fate un po', 4 miliardi, andiamo per difetto, 4 miliardi per 150.000 miliardi, quante terre esistono in un cosmo? La domanda è, siamo soli nell'universo? O siamo i soli imbecilli dell'universo? Questa è l'ardua domanda a cui bisogna dare una terribile risposta. Ma andiamo anche ai moti dell'essere cosmico che ci dà la vita, luce e calore, che è il sole. E guardate che meraviglia. La sezione aurea, la spirale aurea e il sole, ovviamente implicitamente anche la progressione di Fibonacci. Allora, il 13 marzo del 2012 appare sul sole questo spaventosamente grande triangolo. Considerate che qui la Terra è più piccola della punta del laser in proporzione, quindi non la vediamo. Qualche giorno fa è uscita
una macchia solare sul Sole a forma di cuore, grande due volte la Terra. Non so se avete visto la notizia. Proprio un cuore. Una macchia solare a forma di cuore rivolta verso la Terra. Questi sono i vari spettri nel quale l'immagine è stata fotografata dalla NASA. Ritorniamo un attimo al pentagono aureo, inserito, che si sviluppa da un triangolo aureo con angoli di 36 gradi, il doppio 72 e il triplo nella massima apertura del pentagono aureo 108 gradi. Andiamo passo passo, quindi rivediamo questa che è l'immagine più chiara e vedete è perfettamente inserita dentro un pentagono aureo. Evidenziamo il triangolo aureo, lo togliamo e quindi sul Sole, quindi anche i moti solari della stella che ci dà la vita seguono perfettamente la matematica della proporzione aurea. Quindi niente avviene a caso, il caso non esiste, amici. Il caso è una bufala inventata per fregarci. Non c'è il caso, c'è la legge. In tutti i sistemi, in tutte le forme e in tutte le manifestazioni, anche quelle spirituali, che obbediscono a questo tipo di matematica e ad altre di cui noi ancora non sappiamo manco cosa esistono. Di queste cose non le insegnano, non vengono insegnate. E ovviamente, se c'è il triangolo aureo, c'è la spirale aurea, quindi la creazione si muove in questo modo. E gli extraterrestri fanno tutto secondo questa matematica. Perché? Anni fa diedero al mio padre spirituale, Eugenio Siragusa, un messaggio dove in sintesi loro dicevano: noi costruiamo tutto secondo questa matematica perché quando noi viaggiamo nell'universo non lo disarmonizziamo, cioè non creiamo un karma di ritorno. I missili che voi sparate, che sono realizzati a capocchia, quindi non seguendo queste leggi, creano una disarmonia nell'universo che ritorna come instabilità nel vostro pianeta. Noi non generiamo mai instabilità e disarmonia, qualsiasi cosa facciamo. Quindi, ad esempio, i dischi volanti sono tutti costruiti in proporzione aurea. Tutte le astronavi extraterrestri sono costruite secondo queste regole matematiche da loro ben conosciute. E ovviamente non poteva non essere in proporzione aurea quel meraviglioso e bellissimo fenomeno che è quello dei cerchi nel grano. Ed eccole qua, le bellissime spirali auree in progressione di Fibonacci, progressione e regressione di Fibonacci. Questo è del 7 luglio 1996, apparso vicino a Stonehenge, famosissimo monumento inglese, sviluppato appunto secondo la spirale aurea. Lo stesso anno, qualche settimana dopo, ne compare un altro gigantesco, il 29 luglio, una tripla spirale aurea. Ma questi cerchi nel grano che vi sto facendo vedere non sono solo spirali auree in progressione di Fibonacci, sono anche schemi frattali, però è un discorso talmente lungo e complesso che per oggi ho preferito darvi le basi di questa conoscenza, perché dopo entriamo nei macrosistemi vitali e nei campi energetici che generano le forme di natura, quindi il legato ad antiche conoscenze è molto complesso. Però intanto vi anticipo che esiste una matematica che è modernissima, scoperta pochi decenni fa dal signor Benoit Mandelbrot, professore di Cambridge in Inghilterra, dell'Università di Cambridge, che scoprì la matematica frattale. Quindi questi sono dei diagrammi frattali. Il frattale è una matematica olografica. Puoi andare nell'infinitamente grande e nell'infinitamente piccolo e ritrovi sempre lo schema di partenza. Si è arrivati nell'esplorazione di una formula frattale, mi sembra, a 10 elevato 270 o qualcosa del genere. Quant'è, Fabio? È tanto. Perché gli appassionati di questa matematica si sfidano
a calcolare formule frattali sempre più complesse, quindi entrano, cioè le 10 elevato 275 è un numero spaventosamente grande, e loro lo realizzano in grafica al computer, e tu vedi che entri sempre e ritrovi in continuazione, dopo un processo di approfondimento dentro il frattale, ritrovi sempre la stessa forma, che si ripete all'infinito. Quindi Dio crea anche secondo questa specifica matematica. Questo è un altro bellissimo frattale, il cerchio nel grano più grande mai apparso in tutta la storia del fenomeno. Sono 6 spirali auree in progressione di Fibonacci, sono 409 cerchi complessivamente, è un frattale ed occupa una superficie grande quanto 9 campi di calcio, 90.000 metri quadri. Ma gli extraterrestri non solo hanno usato questa matematica per creare queste figure che poi hanno messaggi ben precisi. Credo che altre volte voi abbiate visto, o almeno alcuni di voi, il volto del Cristo che si ottiene unendo quei due cerchi nel grano. Vi ricordate? Chi vi se lo ricorda? Alzate la mano. Ecco, vi ricordate che nel messaggio che Giorgio riceve, gli extraterrestri, Setuncenar e Itacar, dicono: il fenomeno subirà, per evoluzione naturale, il passaggio da immagine cosmico-scientifica a immagine mistico-spirituale. Dice così il messaggio. Ecco, queste erano le immagini cosmico-scientifiche che gli extraterrestri facevano, e ne hanno fatte di bellissimi. Ad esempio, questo è un grafico in matematica binaria che rappresenta il Φ, 1,618, cioè la proporzione aurea, e danno un messaggio ben preciso attraverso la matematica cosmico-scientifica, così come loro la chiamano. La codificazione ve la faccio vedere. Vedete, sono pacchetti di bit, tutti questi, da cui si tira fuori la proporzione aurea. Perché fare il Φ? E soprattutto in questo modo. Quindi secondo uno schema in matematica binaria che è quella dell'informatica. E perché fare il Φ vicino a un boschetto che il proprietario del campo ha piantato a forma di cuore? Perché il Φ è il rapporto del battito cardiaco. Sistole e diastole sono in proporzione aurea. Quindi niente a caso. Se si tirano i capelli fuori dall'acqua, se si lancia una pallina da tennis, il cuore che batte, tutto proporzione aurea, 1,618. Quindi il Φ vicino al cuore. Qual è il messaggio allora? È semplice. Il Φ in matematica binaria, quindi la matematica più avanzata, quindi la matematica simbolo della scienza, deve avere il cuore. La matematica, cioè la scienza senza cuore, quindi senza coscienza, ci distruggerà, ci sta distruggendo. Questo è il messaggio. La vostra scienza deve avere il cuore, cioè deve avere coscienza, se no morirete tutti, avvelenati e distrutti dalle porcherie che la vostra scienza senza coscienza, così come ha detto Gigi, che fa il contadino, io sono figlio di contadini, quindi è come avere mio padre ad assistere alla conferenza oggi. Noi siamo un sistema integrato, il denaro non è un sistema integrato. Il denaro è un sistema che disintegra, ci avvelena, soprattutto ci avvelena l'anima. Il denaro è un pezzo di carta, non è un valore. Il valore sono gli alberi, l'acqua, l'aria, la terra. Il governo ha appena privatizzato l'acqua, fregandosene del nostro referendum, dove gli abbiamo detto no. E noi perché accettiamo questo? Come ci hanno ridotto, amici? Come ci hanno ridotto? E lo dico a chi mi ascolta in streaming, che saluto tutti gli amici. Forse Cristo, quando ci ha detto non commettere adulterio, non ci stava parlando del matrimonio, ci stava parlando di non adulterare la creazione, non separate ciò che Dio ha unito. Dio non unisce le coppie, mi dispiace, perché sarebbe Dio un incapace dilettante, perché se devo vedere il mondo del matrimonio è una catastrofe. Invece Dio unisce l'atomo, Dio unisce il corpo alla natura. Dio unisce il cibo all'uomo, alla sua vita,
E noi stiamo separando tutto e la lama che taglia tutto è il denaro, che è un sistema non integrato. Non te lo puoi respirare, il denaro, non te lo puoi mangiare, non te lo puoi bere, non ci puoi fare nulla. Quindi noi dobbiamo stare molto attenti, amici, perché così come ci dicono i fratelli extraterrestri, Dio ha creato un sistema integrato, il cui cuore è l'amore, noi siamo figli dell'amore, noi siamo energia d'amore materializzata secondo formule matematiche e vortici energetici regolati da flussi matematici perfettissimi. Noi siamo amore e ci siamo fatti fregare da un sistema disintegrativo che è basato sull'uso del denaro. Questa è la verità. Quindi, se la vostra scienza non ha il cuore, non ha la coscienza, dicono i fratelli superiori, morirete, vi estinguerete. Ma loro, fortunatamente, ci sono. Altro messaggio, molto importante, e torniamo al sole. E stavolta siamo di fronte a una manifestazione fisica del cuore mistico. Perché, vedete, Dio c'ha un corpo. Quel corpo ci nutre ed è quello che sta fuori. Il sole è il corpo fisico di Dio. Infatti Cristo ha detto, io sono la luce del mondo. Non era solo una simbologia delle leggi che lui ci ha insegnato ma che noi non pratichiamo. Era anche una conoscenza scientifica, perché Cristo è la luce, perché il suo corpo è il sole. Quindi non è un caso che in molte simbologie sacre, tipo l'ostensorio, è un sole. Il cristogramma JHS, Jesus Omnis Salvator, è dentro un sole. Il cristogramma di San Bernardino da Siena è un sole. Il monogramma di Cristo è una stella a sei punte, un sole. Quindi, amici, noi siamo vittime di un crimine di massa e noi stupidamente accettiamo che il corpo che noi usiamo sia argomento di scienza. Lo spirito che siamo noi veramente, l'essere immortale, è argomento di credo. È come dire che in un'automobile la meccanica è argomento di scienza, quindi la portiamo dal meccanico, ma l'elettricità ci inginocchiamo e preghiamo che la macchina si aggiusti, perché l'elettricità, che è l'energia nella macchina, è quello, è un credo. Vi pare una cosa logica? Senza l'elettricità la macchina non funziona. Senza l'energia elettrica spirituale il corpo, il burattino, smette di dire scemenze. Ci hanno fregato, ci hanno diviso in noi stessi. Se il corpo è scienza, noi che siamo lo spirito, intelligenza eterno ed immortale, a maggior ragione siamo scienza, perché noi abbiamo pensato la scienza. Non è il cervello che l'ha pensata, il cervello è solo un computer a disposizione dello spirito. Infatti, quando lo spirito muta, noi diciamo muore, il cervello muore. Quindi non era il cervello la fonte del pensiero, il cervello è solo lo strumento che lo spirito utilizza per riverberare nello spazio-tempo la sua attività creativa e pensante. Quindi ci hanno fregato. C'è una cimice in sezione aurea qui. Queste conoscenze, amici, sono tenute segrete e solo in questo tempo i maestri hanno deciso che dovevano diventare di dominio pubblico, ma purtroppo il maestro parla, ovviamente non io, sono solo un megafono, non ho, con le gambe, forse nemmeno in sezione aurea, ma i maestri dell'umanità hanno deciso che questa iniziazione doveva essere data pubblicamente, ma le orecchie che ascoltano sono molto poche. Perché poi non basta ascoltare, bisogna cambiare la propria vita in relazione a queste scoperte. Ecco perché la Madonna dice ravvedetevi. Ravvedersi vuol dire rivedere il proprio stile di vita. E lo dice a noi cattolici, non lo dice agli islamici. La Madonna appare a noi a dirci ravvedetevi. Perché noi non siamo cristiani, noi siamo fans ignoranti di un personaggio che per insegnarci la legge si è fatto ammazzare.
Cristo è venuto a insegnare la legge. Cristo non ci ha salvato solo perché ha dato il suo preziosissimo sangue, ma ci ha salvato perché ha portato la legge, rimettendo ordine laddove nell'Antico Testamento l'uomo aveva fatto un caos spaventoso. Ma non voglio dilungarmi oltre perché è un argomento che merita una conferenza a sé stante. Il cuore solare cristico. Allora, due giorni dopo il solstizio d'estate, compare in Inghilterra un monogramma di Cristo, una stella a sei punte. Il monogramma di Cristo ha sei raggi. In realtà il monogramma di Cristo usato dai cattolici deriva dalla ruota solare antica che usavano i Celti, i Galli e altri popoli dell'antichità. Quindi due giorni dopo il solstizio d'estate compare un monogramma di Cristo che contiene la progressione di Fibonacci 1, 1, 2, 1, 2, 3. Cosa ci vuole dire il cerchio nel grano? Ci vuole spiegare una cosa. Infatti quando io ho visto questo, ho detto aspetta un attimo, fammi andare a vedere. Ed era successo questo fatto qui. Il giorno del solstizio d'estate, il 21 giugno 2015, nel Sole si forma questo vortice. Lo vediamo in un'altra banda di lunghezza d'onda, qui ancora più chiaro, vedete? Questo immenso vortice al centro del Sole. Giorgio Bongiovanni riceve questo messaggio. Dal cielo alla terra, Cristo nel cuore del Sole, Ecce Homo, il Verbo di Dio, il Sole. Guardate, guardate il cuore di Cristo. Vi era stato detto che la via, la verità e la vita è il Sole. Ecco l'uomo Dio fatto carne e sangue. 21 giugno, giorno del solstizio d'estate, guardate questa fotografia dell'astro solare, guardate. Non è stato forse detto mangiate il mio corpo e bevete il mio sangue? Fate questo in memoria di me. Ed è proprio nel solstizio d'estate che matura il pane e il vino, il sole, la luce solare cristica. Non vi avevo detto che Cristo mi disse, mi farò vedere da tutti, annuncialo? Ecco, questo è solo il preludio della seconda venuta di Cristo. Il suo cuore d'amore immenso, infinito, dentro il seno del Padre Sole, è un grande segno dei tempi. Lo so che per voi sono un eretico, ma la verità è che il Cristo è il Logos solare. Da Lui dipendono tutte le cose, senza di Lui non esiste la vita ed in Lui vi è la verità e la creazione tutta che, come abbiamo visto, è secondo perfettissime leggi matematiche. Ecco il cuore di Cristo, guardatelo, e chiediamo perdono per i nostri peccati e per le nostre miserie prima che sia troppo tardi. È l'ultima ora per compiere la nostra opera messianica. Questo cuore d'amore che vedete nel sole presto, molto presto, personificherà di nuovo Gesù di Nazareth e apparirà a tutti gli uomini della terra con potenza e gloria per giudicare e per instaurare in questo mondo il regno di Dio promesso. Una grandissima rivelazione. Nostro Signore era il sole fatto carne e sangue che ci ha parlato. La fonte della vita si è fatta piccola come noi e ci ha parlato compiendo dei miracoli straordinari perché da Lui discendono tutte le cose. Quando esce questo messaggio è detto fermi tutti e ho fatto questo giochino qui. Il vortice che esce nel sole è una perfetta spirale aurea e ovviamente a quel punto ho detto beh vado a vedere una cosa. Grazie. Ho finito. Bene. Se avete delle domande, sono qui a vostra disposizione. Vi ribadisco, questa era la base minima indispensabile. Credo che avremo occasione in una data che ancora non abbiamo fissato con Antonio di approfondire queste straordinarie conoscenze che sottendono a sistemi matematicamente estremamente più complessi
Vi faccio solo un breve lancio così per il futuro, che è questo frattale. Vedete, questa è una rappresentazione grafica di una formula frattale. Sono formule così complesse che possono essere realizzate graficamente attraverso il computer. E vedete, al centro c'è una rosa di questo frattale, perché tutte le forme di natura non solo contengono in sé la proporzione aurea, la progressione di Fibonacci, tutto quanto, ma tutte le forme di natura sono formule frattali materializzate che contengono, ribadisco, queste specifiche caratteristiche matematiche, ma da cui si sviluppano sistemi complessi che reggono l'intera struttura vitale della creazione. Ma lo vedremo in un'altra conferenza. Prego, Maria. Grazie innanzitutto per la relazione di questa sera. Se ci sono domande in sala, alzate la mano e vi raggiungo con il microfono. Vi è piaciuta? Sì, vi vedo un po' straniti. La conferenza è anche in streaming. Quanti collegati all'incirca? 161 collegati, insomma, non però. Pochi. C'era una domanda? Occhi e croce, saremo più di 400 persone che stiamo ascoltando. Bello, eh? Vedete, Dio non, il caso non esiste. Dio è matematica perfetta, quindi sto Dio è molto bravo. Molto, molto bravo. Dovremmo rispettarlo e ascoltarlo un po' di più. Ciao per Giorgio. Dov'è? Eccomi qua. Eccolo là. Ah, sempre tu inizi. Sempre io. Che spiegazione dai all'apparizione del cuore sul Sole in aprile? Ma, e l'ha creato Cristo? Certo, come dice il messaggio che gli esseri di luce hanno dato, ha dato un segno, perché il solstizio è un momento in cui le cose giungono a maturazione. Quindi il cuore solare appare perché sta giungendo a manifestazione la sua profezia della seconda venuta, con tutti i segni che io spiego, compresa questa meravigliosa e bellissima conoscenza, che ribadisco a livelli di complessità estremamente più elevati. Ma il segno è questo: l'opera messianica di Cristo si sta compiendo e lui incomincia a rivelarsi. Il messaggio del 2010, ve lo rimetto un attimo così lo rammemoriamo, il messaggio del 2010, di quando compare il volto del Cristo nei cerchi nel grano, diceva proprio questo, che c'era un cambiamento del fenomeno dei cerchi nel grano, perché entriamo nella parte prettamente messianica. Quindi il fenomeno dei cerchi nel grano dal 2010 entra nell'annuncio prettamente dei segni messianici, quindi cessa quella che per decenni, a partire dal 23 maggio 1990, è stata una iniziazione attraverso i pittogrammi, quindi attraverso le immagini simbolo, è stata una iniziazione all'umanità che si è tappata gli occhi, gli orecchi, addirittura ha messo la testa sotto la sabbia, di scienza cosmica. Ma cessata quell'iniziazione, entriamo nel periodo messianico. Quindi le immagini dei cerchi nel grano, da cosmico-scientifica, così come quei frattali, il Phi, il Pi greco, ne sono apparse la formula di Eulero, i frattali, è apparso di tutto di più dei cerchi nel grano. Quindi quando i disinformatori di tutti i generi e tipi vi dicono che il fenomeno è una burla, ma stanno mentendo, perché il fenomeno ha un tale condensato di conoscenze scientifiche che purtroppo la massa, che va dietro alle chiacchiere e alle bugie dei media, non sa cos'è accaduto. Dal 90 al 2010, sono 20, 90, 2000, 2010, sono 20 anni. In 20 anni cerchi nel grano hanno spiegato di tutto di più. E chi lo sa? Qualche cretino come me. E basta,
Ma la massa non sa nulla, gli extraterrestri hanno fatto un calcolo, saranno in tutto il mondo forse 5 milioni di persone che hanno compreso la portata, diciamo, di insegnamento del fenomeno. Cioè che il fenomeno era un fenomeno didattico, una comunicazione al mondo da queste civiltà super avanzate. E ci dicono nel 2010 che c'era un mutamento nel fenomeno da immagine cosmico-scientifica a immagine mistico-spirituale. Mi ha fatto notare oggi l'amico Gian Giacomo. Ci sei Gian? Dov'è? Non lo vedo. Eccolo là. Oggi Gian Giacomo mi ha chiamato perché ieri era la conferenza che ho tenuto a Buia e io ho fatto un articolo dove spiego tutta la simbologia del cerchio nel grano che compare dopo il volto del Cristo e vediamo bene che qui ci sono sette bracci, che sono i sette bracci del candelabro della menorah ebraica, sono i sette giorni della creazione, sono i sette arcangeli di Dio, quindi è il trono di Dio che regge Dio, il trono che regge Dio, Dio il sole, ma sono anche sette, il numero sette. Mi diceva Gian Giacomo, dal 2010 al 2017 sono sette anni. Quindi i sette anni che marcano la fine del dominio dell'anticristo. I cento anni che chiudono il secolo di potere dato a Satana a partire dal 13 ottobre 1917. Curiosamente, il 2010 che marca il numero sette nel candelabro o nel trono di Dio è anche l'anno in cui Papa Benedetto a maggio va a Fatima e dice mancano sette anni possano questi sette anni, dice Papa Benedetto a Fatima, possano questi sette anni che ci separano dal centenario dell'apparizione di Fatima vedere il trionfo del cuore immacolato di Maria. Quindi questo calice, quel messaggio nel 2010 marca anche questo. Perché nel 2010 accade questo, compare il volto nei cerchi del grano, Giorgio riceve quel messaggio, questo qui è anche questo, ma il numero 7 nel cerchio nel grano compare nell'anno in cui Papa Benedetto smentisce l'annuncio fatto nel 2000 dal Vaticano, quando lo stesso Ratzinger, ancora cardinale, Bertone, con dietro il potere politico del segretario di Stato Vaticano, che era Angelo Sodano, dicono che il segreto di Fatima si era compiuto con l'attentato in piazza San Pietro. Invece nel 2010 Papa Benedetto va a Fatima e dice non è vero niente, il messaggio di Fatima non si è ancora compiuto, non si illudano, dice Papa Benedetto, coloro che credono che abbia esaurito la sua portata profetica, al che io mi dissi, ma non si illudano chi, visto che lui è uno di quelli che l'aveva detto. Il che mi fa capire che è un messaggio, non dico mafioso, ma cioè lui sta dicendo a qualcuno, all'epoca vi ho dovuto obbedire, ma adesso sono Papa e lo dico. Non è vero che il segreto di Fatima si è compiuto. E dice ancora Papa Benedetto, il segreto di Fatima accompagnerà l'umanità fino alla fine dei tempi. Gli scandali di pedofilia, che all'epoca se ne parlava tanto, adesso non se ne parla più, fanno parte del terzo segreto di Fatima. Quindi il 2010 è stato un anno cardine perché marca l'inizio anche del settenario che manca il 2017, che è l'anno prossimo. Quindi cosa sta per accadere? Amici, teniamo le orecchie ben aperte e gli occhi, perché bisogna stare molto attenti a quello che avviene nel campo sociale, nel campo cosmico, nel campo geologico, climatico e così via. Perché come questi sette anni termineranno, credo che accadranno cose molto molto gravi, ma anche meravigliose. Altra domanda? Ho risposto? Domanda, Dino là in fondo. C'è una domanda, Paolo. Ti è piaciuta la matematica sacra? Conoscevi? Bello, eh? È un godimento.
che scopri la meravigliosa arte creativa di Dio, la vedi, la tocchi, altro che brodo primordiale, ce l'hanno nella testa. No, no, aspetta Dino, no, no, aspetta. Ah. Siamo in tanti coi cellulari, purtroppo i radiomicrofoni vanno in sofferenza. Non Vai di. vuoi che ti faccia la domanda? Prova, sì. Sì. Vai, vai Dino, dai. Sì. Poi ha anche fatto un riferimento che c'era qualcosa che non rispettava esattamente questo numero, di Sì. una minima tolleranza. Sì. Nel frattempo io ho pensato al pi greco 3,14 che tu Sì. hai richiamato nella risposta. Sì. E ho visto che se non è proprio esotico, siamo Sì. vicini. La domanda è questa: come sta la tolleranza in rapporto alla dimensione aurea? Ma la tolleranza, Dino, sta nel senso che è talmente bassa che possiamo accettare che sia quella. Tutto lì. Dobbiamo vedere il contesto. Però, diciamo, se entriamo in questo ambito rischiamo di focalizzare il dito e perdere di vista la luna, così come ho detto ieri a questi ragazzi. Cioè, ieri ho parlato di macroeconomia, di cambiamento dell'asse fisico della Terra, di grandi disastri, di guerre, di fame, di militari e questi si sono impuntati su dove era la gravità. Ma dico, ragazzi, ma ci state con la testa? Cioè, come dire che uno c'è il cancro, però guardi, dottore, io c'ho il cancro, però c'ho un prurito qui all'orecchio destro che mi fa impazzire. Ma intanto curati il cancro. Poi al prurito ci penseremo dopo. Comunque questo, Dino, diciamo che certe approssimazioni, se sono lievi, così come era nel caso che vi ho presentato, sono da considerarsi, che poi adesso manco mi ricordo, cos'è che era? Siamo nel super micro, cioè non, ecco, non ha, cioè, se no rischiamo di colare la zanzara e ingoiarci il cammello. Quindi io credo di più che sono errori di calcolo, grazie Fabio, perché un attimo non ricordavo dov'era l'approssimazione. Ci perdiamo in cose che non hanno di fatto nessuna. Anche perché se tutto il resto rispetta la proporzione, si vede che anche lì in realtà è così. No, no, io non l'ho capito, sì. Ma noi siamo una sezione aurea che cammina, l'abbiamo visto, il nostro corpo è tutto in proporzione aurea, salvo tutti i disquilibri e le malformazioni derivate dall'aspetto carmico, che va a distorcere ovviamente la sezione aurea, la progressione di Fibonacci del corpo, dell'anima e dello spirito. È evidente che ci sono corpi che della proporzione aurea non rispettano nulla, ma lì dobbiamo entrare nell'aspetto disarmonizzante della legge di causa effetto dovuta alle nostre azioni. Sicuramente una cosa posso dire, oggi l'umanità non è assolutamente in sezione aurea, soprattutto nell'aspetto dell'equilibrio della legge, quindi noi siamo fuori sezione aurea, dobbiamo rientrarci. Chiaro? Domanda? Prova, prova, funziona. Era riguardo a Gesù, Sì. il re. È l'incarnazione del Sole, oppure è il capo della Confederazione Intergalattica di Luna?
Allora, fammi la voce, la ripeto io perché non... Fa la voce, ti sei... Allora, il sole è... Sì. Allora, io conosco un signore che è il capo famiglia, il direttore del condominio e poi è proprietario di un'impresa. L'una cosa non esclude l'altra. Quindi Cristo è quello, la colomba che scende in Gesù, infatti si sente una voce. Quando il Battista battezza Gesù si sente una voce, questo è il mio figlio diletto, in lui mi sono compiaciuto. Quindi il padre dice, in quell'uomo lì si sta incarnando mio figlio, quindi in Gesù Cristo, Gesù e Cristo che sono due esseri distinti, Gesù figlio dell'uomo, Cristo il figlio di Dio, cioè il Logos solare, si incarna il sole. Va bene? Ecco, questo essere è anche il capo della Confederazione Interstellare. Quindi è capo del nostro sistema, è il nostro Signore, ma è anche il capo della quarta dimensione, la Confederazione Interstellare. E lui torna in carne e ossa, così come è scritto nel Vangelo, Atti degli Apostoli. Questo Gesù, dicono i due angeli agli uomini di Israele, così come lo vedete andare in cielo, lo vedrete ritornare. Quindi in corpo è stato prelevato, in corpo ritornerà. Prego mille. Altra domanda. Sì, vediamo se vedi se riesci a porre rimedio. Sì, in piedi signora che il microfono oggi è stanco, poverino. Vedi si è acceso, ah no, ha staccato Stefano, no, a voce signora, la ripeto io. Come? Sì, molto breve signora. Certo, e siamo tutti figli di Dio. Come? Certo, tutto si replica nell'infinitamente grande e nell'infinitamente piccolo, Signore, però c'è un problema, questi piccoli soli sono diventati dei virus mortali per la cellula madre, quindi oggi non siamo più piccoli soli, siamo dei virus feroci, quindi dobbiamo tornare a essere piccoli soli, perché l'energia che sviluppa la società è un'energia mortale che sta uccidendo la cellula madre, perché siamo degenerati, Signora. Guardi i fatti del mondo e mi dica se questo mondo è pieno di piccoli soli o di piccoli virus. Beh, sono qui per questo. Sempre questione di soldi, dice Gigi. Certo, i soldi sono il dio di questa società, quindi i piccoli soli si sono corrotti e si nutrono di un'altra energia che è un'energia di morte, di egoismo, eccetera, eccetera, di ingiustizia. Domanda, chi c'è? Cristina. La malattia è una distorsione della sequenza aurea oppure... La malattia è il ritorno del flusso di causa ed effetto del nostro errato modo di vivere. L'unica malattia, se così possiamo chiamarla, che esiste nel mondo fisico sono di questo tipo. Investimento da tir. Colpo di pistola in testa, valanga che ti travolge, che ha comunque, diciamo, una sua genesi nell'ambito della legge di causa effetto. Tutto ciò che è malattia, così comunemente detta, a partire dal raffreddore a finire con le malattie più gravi, è una forte disarmonizzazione del nostro corpo animico spirituale, accaduta nel tempo dovuto, questo disquilibrio spirituale si trasforma nella cosiddetta malattia. Quindi i farmaci che sono veleni che ci propina l'industria farmaceutica tamponano solo degli effetti ma non vanno alla causa. La causa è nello spirito, cioè nella legge. Grazie. Quindi quando noi abbiamo una malattia, vedete, la legge di causa ed effetto
ha un valore molto importante di potere per noi poveracci, che poveracci non siamo, perché noi siamo comunque, anche in questo momento che pensiamo di essere poveracci, noi siamo creatori della nostra realtà. Quindi nel momento in cui noi viviamo l'effetto drammatico che chiamiamo malattia, ma quella c'è una causa, capito Cristina? Quindi se io una volta che ho l'effetto dico ah ma c'è la causa, siccome l'effetto è in me, anche la causa è in me, quindi se io vado a ritroso e scopro la causa, la malattia va via, perché ho rimosso la causa. Che ne sa il povero medico della tua vita? Sei tu che lo sai, quindi la causa la devi scoprire tu, il medico ti deve aiutare, ma se tu non fai niente il risultato è dubbio, infatti le malattie aumentano nonostante gli enormi investimenti. Ok, altra domanda? La malattia, allora noi, la domanda è, la malattia è sempre collegata al karma, ma il karma non è solo il passato, noi il karma lo costruiamo adesso, stiamo costruendo karma o positivo o negativo, quindi il disequilibrio è sempre causato da noi, risiede in noi, se noi non facciamo nulla ma viviamo un disequilibrio vuol dire che il nostro non fare nulla è... non mi viene il termine... No, vuol dire che la disarmonia che noi creiamo, anche che non stiamo facendo nulla, è una complicità con cause di altra gente che fa il male. Ad esempio, il popolo italiano non ama la guerra, però non fa nulla contro la guerra, quindi è complice. Quindi il fatto che non fa nulla il popolo italiano si sta creando un karma devastante che ci ritornerà indietro come guerra in casa di altra gente il cui popolo non farà nulla per impedire che ci venga portata la guerra in casa. Chiaro? Infatti Dio nelle scritture c'è scritto, Giorgio, abbiamo un ospite, vieni qui, dove vai lì? avete visto? Un bel regalo, quindi noi generiamo karma sempre e dobbiamo stare attenti. Questi delinquenti che sono al governo e che stanno facendo queste cose, se noi non ci opponiamo e aiutiamo quei poveri magistrati, uomini di cultura che lottano contro questo sistema, noi siamo complici del sistema. Ma il non essere d'accordo non è un fatto che io dico a casa mia, al mio cane o a mia moglie, lo devo dire nella società e devo fare una lotta sociale, andare nelle strade e far casino, scusate il francesismo, per impedire a questi lestofanti e possibilmente cacciarli a pedate nel sedere perché occupano e usurpano un posto che non gli compete, perché se non ci rappresentano che ce li teniamo a fare lì? Questo è quello che il popolo non comprende. Quindi il popolo italiano purtroppo, ma lo dico non perché io voglio portare sfiga, lo dico perché vedo quello che fa, conosco la legge e quindi so già cosa accadrà. Accadrà un disastro in Italia, già sta accadendo, ma sarà sempre peggio perché il popolo è imbelle, indifferente, codardo ed egoista. E ovviamente non voglio offendere nessuno. Giorgio? Vieni, vieni, vieni. No, vieni, scherzi, ci sei tu. Bene, adesso le domande le fatti a lui. C'è il capo, quindi. Allora, Giorgio, oggi abbiamo affrontato la matematica di Dio, la geometria sacra. Ti faccio vedere, abbiamo mostrato dei segni che tu... su cui tu hai ricevuto dei messaggi molto importanti, che sono il cuore solare cristico, ad esempio. Sì, ecco qua il microfono per te. Sì, buonasera a tutti. E qualche giorno fa hai pubblicato un altro messaggio di questa macchia solare gigantesca a forma di cuore, quindi sono segni che la creazione ci dà, che significano? Cosa puoi aggiungere al messaggio che tu hai ricevuto da Cristo stesso? Intanto grazie, Piero. Scherzi, per me è solo un onore averti qui.
Sono contento di essere qua con tutto questo grande pubblico. Bravo. Ho scritto poco fa, qualche ora fa, un piccolo messaggio relativo all'esperienza che forse tu avrai accennato della mia esperienza mistica. Sì, sì, sì. Dove parto da questo e cercherò di rispondere alla tua domanda. Poi magari me ne fai altre. Se sì, sì. Poi anche del pubblico, quindi incominciate, amici. Gesù Cristo e l'esistenza di Cristo è la nostra certezza, insieme a quella dei suoi giusti, che consacrano la nostra fede. Quindi dobbiamo capire se questi segni provengono da questo essere e se questo essere esiste. Se questo essere esiste, come io sono convinto perché lo vivo, c'è il nostro Dio, l'incarnazione della divinità in Gesù di Nazareth, allora è un linguaggio. Sicuramente tu hai parlato della matematica sacra, è un linguaggio. Noi siamo abituati ad esprimere il nostro sentire con le corde vocali, con la parola, e malgrado ciò noi sulla terra abbiamo tante lingue, tantissimi dialetti, ed essendo tutti uguali, uomini e donne, bambini, cioè nel senso che siamo tutti fratelli, a volte, spesso, quasi sempre, non riusciamo a comprenderci. A volte non riusciamo a comprenderci nemmeno quando parliamo l'italiano e stiamo parlando e non ci capiamo. Quindi se noi abbiamo, uomini, un modo espressivo attraverso le corde vocali o la scrittura, il linguaggio del cielo è un linguaggio che è vero che deve scendere sul nostro piano, se no non capiamo niente, però usa la sua metodologia. I messaggi importanti che l'umanità ha ricevuto spesso sono stati messaggi figurati, figure. Simboli, perché simboli, non solo figure che esprimono simboli e anche discorsi, e soprattutto direi il messaggio che arriva dal cielo è un messaggio matematico o simbolico. Se nel sole appare un cuore, per la scienza è un caso. Non è un caso la macchia solare per la scienza, ma se è disegnata col cuore dirà: ah, guarda, curioso. Perché la scienza, quella ortodossa, c'è un'altra scienza più aperta e non contempla il linguaggio dello spirito. Invece per noi che contempliamo il linguaggio dello spirito, il cuore, se appare un cuore nel sole, è un messaggio. Se il cuore è spezzato, è un messaggio triste, il sole soffre, se il cuore invece è sano, il sole è felice. Cioè questi linguaggi, o le lacrimazioni della Madonna, della statua della Madonna, ci sono i falsi, ma ci sono, come tu sai, quelli veri, hai spiegato alla gente tutte le tue ricerche a livello mondiale, che sono lì, ci sono stigmate, ci sono figure nel cielo. Quindi i segni del cielo ci sono. Quello che noi dobbiamo avere l'umiltà è di capire che cosa ci vuole dire il cielo. E la scienza, non so se c'è qualche scienziato qui o studioso laico, deve avere l'umiltà di non chiedere a noi: ma scusa, come la spieghi questa cosa scientifica? Che ne so, io sono giornalista, tu sei ricercatore, sei tu che me lo devi spiegare a me. Certo. Tu mi devi spiegare perché lacrima
sangue umano una statua? Sei tu la scienza. Se non lo sai, allora devi dire non lo so. Umilmente non lo so. Ci sono cose che superano la scienza. E allora, con questo modo di confrontarci, possiamo percorrere una strada insieme. Ma se tu mi chiedi a me, tu mi devi spiegare le astronavi extraterrestri, io... Ma sei tu che mi devi spiegare perché ci sono le extraterrestri, sei tu lo scienziato. Io, casomai, posso darne un'interpretazione spirituale se sono credente. Se sono laico, devo dire, c'è una verità al di sopra di noi. Dobbiamo solo avere l'umiltà di accettarla e di studiarla. Quindi i messaggi sono per me chiari. C'è un invito all'amore, a ravvedimento, a cambiare. Quindi quello che già la Santa Madre ci ha detto, ravvedetevi, oggi ce lo dice direttamente, quella che possiamo chiamare la manifestazione fisica di Cristo, che è il Sole. In questo caso... Una donna negli Stati Uniti d'America, noi l'abbiamo divulgato ieri, ha fatto un'ecografia e che aveva disturbi il bambino. Ha fatto questa ecografia, nell'ecografia c'è il crocifisso preciso, non stilizzato, in terza dimensione. Guardate questo segno, la NBC americana, quindi televisione seria, ha fatto dell'indagine, ha visto che è vero. Nemmeno una televisione italiana, con tutto il Papa Francesco che abbiamo e con tutto che ci vantiamo di essere cristiani, manco una televisione italiana ha portato questa cosa straordinaria, persino lo scetticismo americano, il laicismo, la severità delle televisioni americane, scientifici, niente, hanno detto, boh, è una cosa, sta lì, una signora molto umile ed è un fenomeno. E che significa? Come lo interpreti? I medici dicono un caso, no, faremmo un caso, no, cioè, è un messaggio, rinascita, sta nascendo una vita, Cristo che rinasce, la seconda venuta. Noi leggiamo questi segni. I segni, cari amici, tutti non sono per tutti, cioè arrivano a tutti, ma non sono per tutti, sono per quelli che cercano un cammino in questa valle di lacrime, un momento difficile, e lo trovano perché grazie a te e ad altri come te, sebbene nel vostro piccolo, nel nostro piccolo, divulghiamo questi segni. Comunque, noi come le formiche, vedi il pubblico presente in sala, significa che la gente vuole sapere. Sì, sì. Se ti dessero una trasmissione sulla RAI, tanta gente comincerebbe a fare delle domande più serie. Dubito molto. Lo so che dubito, ma anche gratis te lo potrebbe dare, tu lo faresti tranquillamente. Solo che questo significherebbe... andare contro il potere non vuole. Assolutamente, no. Un'altra domanda, Giorgio. Il Signore ci dice nel Vangelo che a quell'epoca non ci poteva spiegare le cose del cielo perché non le avremmo capite, quindi non solo i messaggi dei contattisti, Eugenio, tu, Adamski, ma anche questi segni possiamo interpretarli come la manifestazione di queste cose che 2000 anni fa non potevano essere capite, anche per limiti tecnologici ovviamente. Sì, certo. Certo, sono segni che richiamano l'attenzione molto materiale, materialista, la nostra attenzione, sono dei linguaggi ben precisi e sono gli ultimi segni per Giorgio, non ce ne saranno altri segni, ci saranno grandi catastrofi perché la natura reagirà con molta forza e quelli saranno anche segni. C'è un fatto che oggi mi ha telefonato Gian Giacomo, che ieri era la conferenza che ho tenuto a Buia, dove ho presentato il volto di Cristo nei cerchi nel grano, sì. Il tuo messaggio straordinario che si lega poi ai cerchi nel grano in Inghilterra, l'evoluzione del segno dei cerchi nel grano in immagine da cosmico, scientifica, mistico, spirituale, il calice. Sì. E Gian Giacomo ha sognato sto cerchio nel grano del calice, mi ha chiamato stamattina e mi ha detto: secondo me i sette bracci che formano la coppa del calice in cui c'è l'ostia e anche il numero 7 che dal 2010
finisce al 2017. Il 2010 è anche l'anno in cui Papa Francesco sconfessa se stesso, quando nel giugno del 2000 assieme a Bertone dissero che il segreto di Fatima si era compiuto. Quindi tu sei d'accordo che questi 7 anni, dal 2010 ormai, il 2017 l'anno prossimo, sono molto importanti, e come vedi tu le cose, come si evolveranno dal 2017 in poi? Ma per me l'anno 2017 è un anno molto importante, perché il centenario dell'apparizione di Fatima, quindi qualche cosa potrebbe succedere, non mi meraviglio, però non mi faccio più, diciamo, non ragiono più sulle date, non lo so. La mia risposta, sinceramente e umilmente, non lo so. Quello che so è che questo è il tempo della seconda venuta di Cristo. Questo lo so. Domani, fra un anno, fra 2 anni, fra 5 anni, ma fra 10 anni, questo è il tempo è questo qui. E i segni, ecco, i segni, se tu metti insieme tutti i segni che sono apparsi negli ultimi 100 anni, dalle apparizioni della Madonna di Fatima, di Garabandal, di Medjugorje, la Salette, la mia esperienza, modestamente, l'esperienza di altri, i segni nel cielo, sono un annuncio, cioè sono tutti noi, siamo persone o cose, perché i segni appaiono anche nelle cose, certo. Persone o cose che accompagnano l'annunciatore, se vuoi, o l'annunciatrice della seconda venuta di Cristo, che è la Madre Celeste. La Madonna è il vero annunciatore della venuta di suo figlio. Noi siamo piccoli collaboratori della Madre Celeste, che pur essendo visibile, invisibile, non è che tu la vedi girare per le strade, però è presente in tutto il mondo e continua a apparire in tutto il mondo, e continua anche a disperarsi, perché tutti i messaggi della Madonna, tutti, e tra quelli che ricevono i messaggi, e tra quelli che riceviamo, se mi lasci il termine, messaggi della Madonna, non ci conosciamo tra di noi, eppure sì. Questi messaggi tutti portano alla stessa cosa: ravvedetevi, pregate. E purtroppo non tutti parlano della seconda venuta di Cristo, ma l'argomento principale della Madonna è senz'altro la venuta di suo figlio. Questo sarà una cosa importante, questo è interessante, la venuta di Cristo. Ecco, in relazione a questo fatto, quindi non tanto da un punto di vista dei messaggi che tu hai ricevuto, seppure anche in questo senso, anche per la percezione che hai tu delle cose future, che consiglio daresti alle persone? Cosa fare adesso in previsione delle cose che accadranno? Che consiglio dai? Allora, ci sono due consigli che posso dare alle persone laiche e credenti, perché le persone credenti che hanno fede, quindi quelli i quali dichiariamo di avere fede in Cristo, dobbiamo fare determinate cose. Quelli che non contemplano la fede e sono laici possono fare altre cose. Da dove iniziamo? Dai credenti o dai laici? Dai laici, dai. Facciamo dai credenti, facciamo, che è più complicato. L'ospite è indisciplinato, scusate. Noi spudoratamente diciamo: credo in Cristo, io sono cristiano, io faccio la messa, partecipo alla messa, alla comunione, quindi io credo. E credere in Cristo non è conveniente, assolutamente, cioè è una scelta controproducente, è una scelta che ti porta alla sofferenza più totale fisicamente, ti porta alla gloria spirituale, perché credere in Cristo significa lasciare tutto, dare tutto ai poveri, significa amare il prossimo tuo come te stesso, significa perdonare, significa accusare e denunciare i corrotti, i criminali, essere a fianco dei poveri, dei deboli, di chi non può parlare, essere sempre nemico per antonomasia del potere, perché il potere in questo momento nel mondo è il nostro nemico, tutti i poteri del mondo sono i nostri nemici, anche se per la verità qualche potere elargisce qualche cosa ai
alla gente, ma nella stragrande maggioranza il potere è nemico di Cristo perché è egoista, è materialista, è occupato da persone nella maggior parte dei casi incompetenti e spesso e volentieri criminali. Quindi essere cristiani veramente non è conveniente. Allora, nell'attesa della seconda venuta di Cristo, i cristiani devono fare la loro parte, essere coerenti, essere non privi di peccato, nessuno è privo di peccato. Tutti noi abbiamo delle debolezze e Cristo le perdona, ma non dobbiamo essere incoerenti, quindi lottare per il Vangelo. Il Vangelo significa una vita corretta, quindi essere partecipe nella società e aiutare i giusti. I giusti ci sono, grazie a Dio, non è tutto marcio, ci sono uomini giusti, preti giusti, giudici giusti, dottori giusti, qualche politico giusto, quindi aiutare quelle persone, noi umili, noi non abbiamo cariche, quindi se sono cristiano vado a cercare una persona che secondo me è illuminata da Dio per appoggiarla. Quindi essere cristiano significa dare la faccia. E allora in questo momento dobbiamo dare la faccia. Dare la faccia, uscire dalle mura della nostra cittadella. E la scusa della famiglia è una bella scusa. Noi dobbiamo proteggere ed essere avere una famiglia unita, ed è vero, grazie a Dio io ce l'ho, ma devo uscire dalle mura della mia cittadella. Io sono felicissimo con la mia famiglia. Sono l'uomo più felice della terra perché Dio ha fatto in modo che la mia famiglia mi accompagna, mi segue, crede in tutto quello che faccio. Quindi che faccio? Mi chiudo con la mia famiglia e me ne frego della società? No, devo dare la faccia. Io ho detto ai miei figli, non vi lascio niente. In che senso? Niente. Nel senso che niente. Tutto quello che ho lo spendo per questa causa. Quindi cercatevi un lavoro, studiate, ma non avrete niente da me. Perché lasciarvi qualche cosa a voi significa ripetere gli errori dei miei genitori, gli errori dei nostri genitori che hanno pensato solo alla nostra famiglia e non hanno pensato a lottare contro la bomba atomica, contro la corruzione, contro la mafia siciliana. La mafia in Sicilia esiste perché i miei genitori hanno sbagliato tutti, perché hanno fatto finta che non c'era e io mi sono ritrovato a 53 anni, stragi, morti, assassini. Quindi bello pensare alla famiglia e lasciare i figli, ma devi partecipare nella società. Se fai tutte e due le cose sei bravo, ma se non riesci a fare tutte e due le cose devi fare quell'altra. Ai figli gli devi dare l'amore, l'educazione, l'etica, la correttezza, la disciplina, se sei cristiano la cristianità. Quindi questo dobbiamo fare e tu, se siamo anche amanti di queste cose che fai tu, dare la testimonianza dei segni che appaiono nel mondo. Che cosa devono fare i laici? Togli Cristo, la stessa cosa. Uguale. Ecco perché ti ho detto facciamo prima. È che con i laici basta che gli levi la parola Cristo, che loro magari non lo contemplano, sì, sì. Cioè, non è la stessa cosa. Io infatti ho tanti amici non credenti, è straordinario mettere un mistico e un non credente, cioè l'antitesi più bella che ci possa essere, e facciamo la lotta contro la mafia insieme. Quindi questa è una cosa bellissima e deve essere così. Quindi questo Cristo che torna non è nel giudizio così come ce l'hanno figurato. Quindi Cristo, terrà conto di queste cose qui nel giudicare. Cristo tiene conto delle opere. E il credo? E i? Credo. In che senso i credo? I credo religiosi. I credo, io credo nella santa... No, i credo... Le fedi, le diciamo. Fedi religiose, sì. Ma hanno, le fedi religiose hanno il compito primario di spingerti, grazie alla fede, a mettere in pratica le opere. Il credo è tale se fai le opere, se no è una grande ipocrisia, menzogna, bugia, anticristico. Io credo in Cristo, quindi ammazziamo i musulmani o viceversa. Io credo in Cristo, facciamo la guerra per contro i marocchini. Io sto facendo
il lavoro di Satana. Bene fa il Papa che provoca, va dai marocchini, chiamiamoli così, tra virgolette, e dice: io vi accolgo, per me è un dono che voi venite, no che un fastidio. Quindi questo è essere credenti quando fa così. Ci sono altre cose che con il Papa magari non siamo d'accordo, ma nella sostanza sono le opere quelle che contano. Questa è opera. Io mafiosi vi scomunico, voi andrete all'inferno. Cioè io in 500 in 2000 anni di storia e in 150 anni di criminalità organizzata mai avevo sentito un Papa io vi scomunico. Quindi questo è fare le opere. Poi se il Papa è il Papa ma non fa le opere, Cristo, nemmeno lui andrà in paradiso. E anche il povero disgraziato che non ha la croce addosso o non ha le stimmate o non è niente e fa le opere, quello andrà in paradiso. Se io non faccio le opere con tutti i miei segni, non ci vado in paradiso. Quindi che poi Cristo... per noi il paradiso è il nuovo regno, perché noi crediamo. Cioè la nuova società. Sì, certo, noi pensiamo... Noi mi accusano spesso catastrofista, ma io credo in un mondo migliore, nessuno ci crede. Cioè io sono un pazzo, perché credo che Cristo ristabilirà le cose. L'ordine, quindi la giustizia. Giustizia, la fratellanza, la pace. Sono un pazzo veramente, perché nessuno ci crede. In tutto questo, Giorgio, si inserisce potentemente il fattore ulteriore X, che sono i popoli extraterrestri. Ma sei matto allora? Ti frequento, quindi siamo in due a essere matti. Come i popoli extraterrestri? I popoli extraterrestri che ci visitano, si inseriscono in questo contesto? Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi non abbiamo coscienza di questo, noi siamo meravigliati che già esiste un universo infinito, ma noi siamo da sempre parte di una grande famiglia cosmica, e quindi assolutamente sì, questi esseri esistono, grazie a Dio, esistono, sono bellissimi, vengono da altre stelle. Vi assicuro che molti sono qui in mezzo a noi. A volte voi mangiate in un ristorante, in un cinema, sono seduti a fianco a voi, sentite un odore strano, una vibrazione strana, una gioia strana che non c'entrava niente, un fresco particolare, perché lì c'è una presenza che non è di questo mondo. Io, mi è successo tante volte, sono qui loro, sono qui e presto li vedrete tutti, si manifesteranno a tutti, quindi Pier Giorgio lo faranno senatore, o lo faranno... No, io siccome sono un perito meccanico mi metteranno ad aggiustare i dischi volanti. No, ti darà un premio questa società, finalmente ti darà un premio per essere stato insieme a tanti altri, ma in realtà a pochi altri, pionieri di questa realtà. Io la conosco da 30 anni, come sai, la vivo, e quindi so che presto la vedranno tutti, questo mi rallegra. È inevitabile il contatto con gli extraterrestri. Spero che anche le persone anziane qui presenti abbiano la gioia di vederlo, se no lo vedranno con lo spirito, perché noi crediamo nell'eternità dello spirito. Ma vedo tante facce giovani qui. Vi ricorderete che vi era stato detto che civiltà extraterrestri avrebbero preso contatto ufficialmente con l'umanità. Quello che... Sono buoni, sono buoni. Chi è? Sono buoni. Non ha studiato, dov'è? Sono buoni, Giorgio. Sono buoni e amano tutto ciò che esiste. Guardi, signora, le faccio un esempio così la convinco. Perché non è che le posso dire sono buoni per fede. La fede in Cristo è una cosa, ma su altra gente, perché trattasi di gente, persone che hanno un potere militare, scientifico, che a noi nemmeno ci vedono, giustamente la domanda, ma io ho paura, abituati agli uomini che invadono sempre,
sono buoni perché Pier Giorgio sicuramente ve l'ha già spiegato, ve lo sintetizzo. Una civiltà che supera la velocità della luce, la velocità della luce sono 300.000 km al secondo, quindi apparati, astronavi, apparecchi che superano la velocità della luce, perché se ci sono devono averla superata. Sono, la maggior parte di questi esseri vengono da fuori del sistema solare, quindi devono viaggiare minimo alla velocità della luce, se non ancora di più. Anche da altre galassie so io. Esatto, quindi pensa, superano la velocità della luce. Allora, per fare questi viaggi, signora, che giustamente ha chiesto, sono buoni, questi devono avere una tecnologia di milioni di anni più avanti della nostra. Allora, la prima domanda è molto logica: se questi sono sopravvissuti per milioni di anni, non si sono autodistrutti. Se non si sono autodistrutti, si vede che hanno trovato nel loro mondo un modo per stare insieme e non farsi le guerre. Quindi, se hanno trovato un modo per stare insieme pacifico e non farsi le guerre, e hanno pensato ad esplorare l'universo, si vede che sono persone che con la violenza non hanno molto a che fare. Quindi sono buoni, perché una civiltà, quando contempla l'universo e viaggia nell'universo, non può non diventare buona. I nostri astronauti, le faccio un esempio, signora, nel 1975 si sono incontrati in piena guerra fredda, che doveva scoppiare la terza guerra nucleare, nello spazio l'Apollo americana e la Soyuz sovietica. Si sono agganciati nello spazio. Quando hanno aperto le porte che dovevano gli astronauti scambiarsi e stringersi la mano di fronte al mondo, tutti pensavano che si guardavano in cagnesco, si insultavano perché erano nemici. Invece si sono abbracciati, si sono messi a piangere e hanno detto: noi vogliamo la pace nel cosmo, cioè, questo è l'universo. Chi va nello spazio si mette a piangere, si mette a pregare, si inginocchia. Tutti i nostri astronauti che sono andati nello spazio, io ne ho incontrati tanti, vedono un'altra visione della vita. Quindi chi, e siamo andati qua a 400-500 km nello spazio, al massimo sulla Luna, figuratevi contemplare l'universo. Quindi sono buoni perché lo devono essere, non perché lo vogliono essere. Il cosmo ti impone di essere buono, non riesci a odiare, perché non c'è un territorio da conquistare. Cioè, l'infinito è infinito, quindi ogni punto dell'infinito è centro dell'infinito. Quindi non hai l'ambizione di conquistare qualche cosa, se c'è non finisce mai. Noi sulla Terra siamo come gli animali, i quali hanno ragione per ragione di istinto della sopravvivenza, noi invece siamo delle bestie feroci e sanguinarie ingiustificate. Noi perché abbiamo sempre problemi? Perché dobbiamo conquistare un territorio. Nell'universo non c'è territorio da conquistare, l'universo è solo da esplorare. Quindi queste civiltà vengono qui con tanta pena, perché considerano la nostra terra bellissima, la amano, perché è un'oasi nel deserto. È come se fosse un'oasi nel deserto. E vedono che invece è un ospedale psichiatrico criminale, dove la maggior parte dei pazienti sono degli assassini feroci con la testa che non gli funziona, e i medici sono dei missionari, perché la loro logica è molto diversa dalla vostra. Se volete ve la dico, però se no... Prego. Beh, loro ridono su quei pezzetti di carta dove noi ci scriviamo dei numeri e ammazziamo la gente, o ci arricchiamo o ci impoveriamo. Si chiamano soldi, per loro è una cosa aberrante, una cosa completamente da rinchiuderci al manicomio. Loro dicono: ma come i terrestri, ma come possono basare la loro vita su dei pezzi di carta, tra l'altro sporchi, pieni di batteri,
e si scannano, si ammazzano per averne di più e per sopraffare gli altri. Sono veramente dei malati mentali, li dobbiamo aiutare, dobbiamo dare delle medicine. Invece non è così nell'universo, nell'universo non c'è lo scambio del denaro, nell'universo c'è la meritocrazia, io invento qualcosa e tu mi dai qualche cosa che hai inventato tu, molto banalmente. Il loro sistema economico è basato sulla ricchezza per tutti, il benessere per tutti. E chi è più bravo viene eletto come rappresentante del pianeta, solo quello. Chi è meno bravo si gode la ricchezza lo stesso, delle macchine, del pianeta, delle case. E poi credono in Cristo perché l'hanno conosciuto. Credono, Dio non ci credono, sono atei, ma credono nell'intelligenza onnicreante, che loro chiamano Dio. Il vostro Dio per noi è l'intelligenza onnicreante, e che risiede soprattutto nel sole. In relazione alla seconda venuta di Gesù, questi esseri giocano un ruolo? Sì, perché Cristo per loro loro vedono che l'universo è vivo e che ha un'intelligenza, ha vari strati, un'intelligenza materiale, un'intelligenza spirituale, in varie dimensioni. Questa intelligenza divina, chiamiamola così, per loro si è incarnata 2000 anni fa in Gesù di Nazareth, ma anche dalle loro parti. Quindi per loro hanno devozione verso Cristo. Quindi scusa, Gesù sono... è stato, quindi Cristo è stato in altri pianeti anche? Come... No, Cristo è stato anche qua. Cristo sì, ok. Un piccolo dettaglio, scusa. Cristo è stato anche qua. Ma Cristo... ha vissuto, cresciuto altre civiltà, le ha cullate e fatte diventare super civiltà. È stato anche qui e con grande rammarico è stato crocifisso, anche se lui è risorto e ha salvato una parte. Loro erano presenti, sono quelli che nella Bibbia voi chiamate angeli, sono questi esseri, assolutamente. Perché gli angeli non esistono, è una grande favola della Chiesa Cattolica, esistono nella simbologia spirituale, certo, ma sono questi esseri, che sono questi esseri che vengono, ma scusate, il regno del Padre mio che è nei cieli, uno guarda il cielo, che cosa trova? L'universo, cioè quello è il paradiso, sia fisico che spirituale, ci sono due universi, un universo che vediamo noi con i telescopi e un universo spirituale non meno grande di quello che noi vediamo, pensa un po'. Sì, siamo ancora molto indietro. Allo stato larvale. C'è qualche domanda, amici? Io... C'è qualcuno che vuole... Ciao, carissimo. Microfono, microfono. Vediamo, vediamo se ci riusciamo. I potenti del mondo. Sì, tienilo. Non è una bacchetta magica, tienilo. No, per quelli che ascoltano da casa che ci sono. Perché se no non ci sentono. Gli... Ecco. Saluto agli amici che ci vedono per televisione. Abbiamo quasi 200 persone. Più. Un abbraccio a tutti. Prego. Allora, i potenti del mondo che sono a conoscenza di queste informazioni, che sono la causa del male di questo pianeta, perché continuano a essere, io non so che parola, a essere il delle bestie, aspetta perché finisco, essere delle bestie anche se sanno, presumo che sanno che dopo la vita gli aspetta una vita, dopo la morte gli aspetta una vita bestiale. Sì. Cioè loro hanno i mezzi, sicuramente sì, anche superiori ai vostri, quindi sono informati di queste cose qua. Sì, ti rispondo, è una domanda molto intelligente. Cioè, se io fossi un potente no, diroterei il mio potere a fare le cose per bene, per poter essere nella vita dopo la morte in una situazione di evoluzione superiore, non essere una bestia come che stiamo parlando dell'incarnazione, come tu hai detto precedentemente in altre conferenze, loro si rincarnano delle bestie. Io mi domando, perché continuo a essere così? È una domanda molto intelligente e interessante che stimola una risposta seria.
Io ti posso fare degli esempi per affinché tu possa capire bene, perché altrimenti rimane una teoria. Andiamo nel pratico. Sì, sì, sì. Guarda, ti faccio un esempio. Il potente pensa spesso di servire Dio. Io, come noto, tu sai che faccio anche il giornalista a Palermo antimafia. Io ho visto una volta che un potente boss di Cosa Nostra, il numero 3 della mafia siciliana, si chiama Leo Luca Bagarella ed è in carcere e sta scontando tantissimi ergastoli. Lui raccontava, un collaboratore della giustizia raccontava un suo braccio destro, diceva, perché Bagarella uccideva anche per motivi futili. Uno lo guardava male, una volta stretto la mano a un parente di Buscetta e lo ha ucciso. Allora questo suo collaboratore timidamente gli ha detto, ma perché, insomma, cioè perché ammazziamo così per niente? Allora lui si è arrabbiato e diceva, ma tu non lo capisci, quando io uccido e chi io sto ammazzando vuole essere ucciso perché Dio vuole che io faccia questo. È molto serio questo. Questo un boss della mafia. Saliamo, ti ricordo, durante la guerra in Afghanistan e in Iraq, il nostro nel senso di Occidente, presidente degli Stati Uniti d'America, dico nostro perché l'Italia per me è una colonia dell'America, il nostro presidente degli Stati Uniti, George Bush, il presidente degli Stati Uniti lo ha dichiarato lui e si è fatto fotografare durante la guerra in Afghanistan e poi in Iraq. Lui la mattina faceva una riunione nello studio ovale e pretendeva che i suoi collaboratori si inginocchiavano e pregavano Dio perché il suo ispiratore nella politica mondiale degli Stati Uniti di quell'epoca, che non è diversa da questa, è Dio. Allora io ho fatto la tua stessa domanda, quella che tu fai a me io l'ho fatta al cielo, a chi mi dà messaggi, perché sai, hai ragione, ma se questi sanno che fanno una fine brutta, ma non ho capito, ma questi potenti non pensano affatto che loro fanno una fine brutta. Questi potenti hanno una visione di Dio che la religione, purtroppo, nei secoli, ha dato loro, ha inculcato loro. Questa visione di Dio è inculcata nella loro mente e quindi tutto il male che loro fanno, lo fanno e sono convinti che lo stanno facendo al servizio di Dio. Quando gli Stati Uniti d'America dicono in God we trust, Dio benedica l'America, ci benedica, nel dollaro c'è l'occhio di Dio, loro sono convinti che hanno una missione nel mondo. Israele che schiaccia i palestinesi, gli schiaccia la testa come gli elefanti alle formiche, i palestinesi, sono convinti che sono il popolo eletto da Dio e quindi devono tutte le mosche, le zanzare umane le devono togliere di mezzo con la scusa della democrazia. Lo stesso fanno parte dei musulmani. Quindi gli arabi, quei panzoni grossi, quelli che vedete insieme agli sono i veri mafiosi, sono questi arabi che hanno centinaia di stramiliardi di dollari, quelli vestiti con la cosa qua, il re dell'Arabia Saudita, quello è convinto che tagliare le mani e sterilizzare la donna, dare 35 frustate alla donna ogni volta che ti guarda male o decapitare in strada la gente, e sono gli uomini più ricchi del mondo, è giusto, lo vuole Allah. Questo devi tu capire. Una volta che hai capito questo, chiedi il perché. Perché il vostro mondo è governato dall'anticristo, che vi fa credere che esiste un Dio che in realtà non è Dio. Se tu guardi i testi sacri, attenzione a quello che vi dico, sono venuto per dirvi questo oggi, oltre alle domande bellissime di Pier,
E l'ha stimolato questo fratello con questa domanda. I testi sacri della Bibbia, il Corano, la Bhagavad Gita e altri sono costellati di guerre. Ci sono guerre. Mi limito, lasciando le religioni orientali, che io considero più serie delle nostre, mi limito alle nostre e ai nostri testi sacri per oggi. Più avanti spiegherò anche altro. La Bibbia e il Corano, da lì parte tutto. Sono costellati di guerre, assassini, omicidi, stupri, violenze. Nel nome di Dio. C'è un Dio che interviene e aiuta il popolo e apre, aiuta il popolo a salvarlo dalla schiavitù, apre il Mar Rosso e uccide Dio con la natura. Mi levo il cappello. Poi c'è un Dio tramite gli uomini, cioè gli uomini si arrogano il diritto, nel nome di Dio faccio una guerra, stermino tutti, stupro i bambini, uccido i bambini dentro le pance delle mamme, perché Dio me l'ha chiesto. Questa è la Bibbia. Allora io devo capire, finché Dio usa la natura è giusto, ma se Dio usa gli uomini per ammazzare gli uomini non è Dio, non lo capisco. Nel Corano la stessa cosa, Maometto fa decine e centinaia di guerre. Quindi noi, adesso arrivo al Vangelo, noi ereditiamo una cultura di Dio sbagliata, perché chi vince una guerra? Chi è più forte? Chi è più potente? Chi ha più armi? Comunque chi è più potente, anche se ha meno armi. Quindi è più forte, è più potente. Allora Dio si allea con i potenti, Dio si allea con il re, con i monarchi. Ma dov'è il Dio dei poveri, dei deboli, dei perseguitati? Nel Corano lo stesso, all'inizio, e poi guerre, 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 conquiste, uccisioni. Ma scusatemi, ma dov'è Dio? Se Dio è così, è un Dio tiranno, un Dio fascista, dittatore. Quindi, se io ti inculco la visione di questo Dio, tu, quando diventi potente, dici, ma io sto facendo quello che... Se io sono arrivato a diventare presidente degli Stati Uniti, o il governatore della Banca Mondiale, o il capo mafia, io, Dio l'ha voluto, quindi questa è la mia missione. Anche se devo ammazzare un sacco di gente, perché loro sono contro Dio. Molto interessante. Ma c'è un capolavoro che ha fatto Dio. Il Vangelo. Lui dice, voi fate così, pensate così, allora io per dimostrarvi che non avete capito niente, malgrado ho dato un sacco di segni, che faccio? Mi incarno. Siccome io, dice Dio, sono tre persone, figlio mio, incarnati, sei me stesso, si incarna la figura di Dio, il figlio di Dio, va benissimo, Gesù Cristo, prende forma umana, quindi tutti ci aspettiamo, anche tu, anche io, se avessimo vissuto 2000 anni fa, adesso questo ci dà forza a noi ricchi, a noi del Sinedrio, Vescovi e Papi, ci aiuta, ci libera dall'impero romano, si siede a tavola con noi, è potente. I poveri disgraziati non ha tempo, lo eleggiamo re e lui diventa il capo del mondo. Tutti aspettano l'incarnazione del figlio di Dio così, invece Cristo non è così, grazie a Dio. Cristo è nemico dei potenti. Cristo dice, io sono Dio, sono il figlio di Dio, guardatemi, seguitemi, fate quello che faccio io, aiutare i poveri, con i derelitti, gli ammalati, i perseguitati, resuscita i morti, comanda le forze della natura e diventa nemico del potere, a tal punto che lo ammazzano.
E allora qual è la più grande, il più grande esempio di Dio per far capire che lui è contro il potere? Sai qual è? Che si fa ammazzare. Io ti posso annientare, ma mi faccio uccidere per dimostrarti che io sono l'amore, non sono la violenza come tu pensi e hai letto in quei dannati, dannati testi sacri, dannati, sono un provocatore, dannati, io sono Dio. E Gesù nel Vangelo distrugge tutti i testi sacri, perché il Vangelo è l'isticazione alla non violenza. Il Vangelo è prendersi bastonate, il Vangelo è amare chi ti odia, il Vangelo è puntare il dito ai malfattori e credere che il Figlio di Dio, perché è comunque Dio, farà giustizia nel giudizio universale. Quindi, caro amico, ti chiami Giovanni, bellissimo nome. Giovanni, io non credo in Dio perché non lo conosco. Io credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio. Allora, se Dio e Gesù Cristo si identificano, io credo in Dio. Ma se Dio si distacca da Cristo ed è contro Cristo, io non credo in Dio. Ecco perché io ho conosciuto la fede e credo nel grande monarca universale, perché conosco Gesù. Gesù è la rivelazione, è la novità assoluta. Quindi voi dovete seguire Gesù Cristo, perché non c'è salvezza fuori di Lui. Ma non lo dico perché sono fanatico. Lo dico che lo dimostro scientificamente. Gesù è quello che poteva distruggerti, farti a pezzi, annientarti. Invece, ciao caro, invece lui dice: mettimi a morte, perché l'amore non può morire nemmeno se lo desidera, risuscita. Invece l'odio muore, diventa sterile, non risuscita. Mi hai compreso? Ecco che i potenti sono servi di quel Dio assassino, ingiusto, fascista. Chi serve Dio è con Cristo, eppure nel nome di Cristo hanno ucciso la Chiesa Cattolica. Come il Figlio di Dio si è fatto immolare e tu uccidi? Quindi seguiamo Cristo, che è la via più rapida per arrivare al Padre. L'ha detto: se non si va al Padre se non attraverso di me. Noi pensiamo questo. Quindi io credo nella giustizia di Dio con le forze della natura. Non credo a un uomo che prende la spada e fa giustizia per conto di Dio. È mio nemico, perché io sono con Cristo, per Cristo e in Cristo. Quindi di fatto i potenti, Giorgio, non credono in Cristo. I potenti non credono, credono nel loro Dio, che è il Dio dell'odio, della violenza, dell'ingiustizia. E ci credono fermamente. Quando tornerà Cristo si ricrederanno. Amaramente. C'è qualche altra domanda? Stiamo giungendo all'orario di chiusura. Due domande, mi dice il direttore d'orchestra. C'è qualche domanda? Se no le fai tu. Due. Avanti. Dal pubblico? Dalle chat? Io ho scioccato un po', forse. Prego, signore. Chi è? Chi è? Un momento. Ah. Dall'alto mi sembra un'apparizione. Così. Sì. Allora, ripetiamo, sì.
Gesù ritornerà, lo dice la domanda. Allora, la domanda è: come ritornerà Gesù? Sarà come 2000 anni fa oppure? Sarà con la stessa figura di 2000 anni fa, il suo corpo, il suo spirito, ma tornerà giudice. È bello quando ci viene a trovare il prete che viene a benedire casa, no? Un vero prete, giusto? Facciamo un esempio. Va bene, è bello quando viene una persona e ti profuma la casa, ti dà pace. Ma non è bello se vengono i carabinieri che ti portano una citazione a giudizio. E Cristo verrà con una citazione a giudizio. E quindi dovrà giudicare tutti noi, ma se noi abbiamo fatto del bene sarà solo gioia. Se noi abbiamo fatto del male sarà dolore. Perché tornerà come giudice. Perché deve scegliere le persone degne che possono ripopolare, fa parte del nuovo regno. Non è che ci possiamo ritrovare a Totorrina nel nuovo regno, signore, non è possibile. Oppure ai suoi alleati politici, eccetera. Dobbiamo trovarci gente per bene e Gesù sa come giudicare. Insomma, non ci può essere Cicchitto nel nuovo regno. A questo non lo so. Faccio una battuta. Cicchitto non lo so. Magari è bravo. Sì, magari è un santo. San Cicchitto suona pure bene. Da non confondere con San Cicchetto, che è un'altra roba. Quello che vi posso promettere è una promessa solenne, che nel nuovo regno non ci saranno politici. Però ci saranno le banche, Giorgio, no? Le banche ci saranno. No, le banche nemmeno. Ci saranno scienziati, teologi, filosofi che governeranno il mondo e tutte le persone che amano. La politica nel senso greco della parola ci sarà, ma questo tipo di politica come inteso a livello mondiale, cioè che è il potere. E purtroppo che ne dicano i politici, anche amici miei, perché ci sono politici onesti, pochi, la politica in questo momento nella forma mentis della gente significa corruzione. Purtroppo, quindi uno che fa il mestiere di politico è infilarsi dentro un labirinto, se lo fa per missione e dà la vita, come Pio La Torre, e come altri che hanno dato la vita per la politica e sono stati uccisi perché disturbavano, Aldo Moro, ma sono mosche bianche. La politica è una grande, mi diceva il mio maestro, la politica è una grande prostituta, prostituisce le menti degli uomini. Diceva Eugenio, sì. E aveva ragione. Tutto farò meno che mettermi in politica. Ho fatto il miracolo di diventare giornalista e già mi basta e mi avanza, che anche questa categoria è fatta, come dice Marco Travaglio, di slurp. Un grande slurp. Prego. Microfono lì in fondo. C'è qualche domanda da internet seria? Mi sembrava di aver capito che Gesù Cristo in pratica è già sulla terra. Sì. Ma in pratica allora cosa deve fare? Deve manifestarsi? Deve manifestarsi, esattamente, a tutti. Okay. Quindi siccome siamo dotati di potenti mezzi tecnici, adesso tutto all'istante, basta che appare in qualsiasi punto della terra che tutte le telecamere del mondo lo filmano. Certo, deve dimostrare che è lui, che sai, oggi come oggi di trucchi ce n'è tanti, ma lui ha i mezzi per poterlo dimostrare. Se tornasse da solo lo ucciderebbero di nuovo. Siccome torna con questi esseri, nessuno torna con le legioni. Torna con questi esseri visibili,
Quindi nessuno avrà il coraggio di attaccarlo. Quindi il ritorno di Cristo coincide con il contatto con le civiltà. Il ritorno di Cristo coincide col contatto con gli extraterrestri, ma io ho dubbio positivo che loro si fanno vedere prima. Cioè danno un segno pubblico, sì, prima. Che fa un contatto straordinario, non magari certamente non definitivo, ma un grande segno che loro ci sono, che tutti rimangono con la bocca aperta, nessuno sa il perché ci sono, ma ci sono. Noi lo sappiamo, ma noi siamo poveri straccioni, non ci dà retta nessuno. Quindi loro, i potenti, dopo questa manifestazione eclatante, dicono: e adesso che fanno? E poi torna Cristo. Questo è il mio pensiero. Quindi l'ultima domanda, Giorgio, poi abbiamo esaurito il tempo. Io noto spesso negli incontri con le persone che comunque la persona media comune, sentendo questi discorsi e queste parole, si spaventa, perché intuisce che il cambiamento che deve adottare nella propria vita è un cambiamento forte. Ma non è che questo si può fare in un giorno se uno non ha la forza. Quindi che consiglio dai? Come una persona può iniziare comunque un cammino di ravvedimento, poi che possa essere più o meno veloce, ma per sbloccare questa impasse dove la paura blocca la persona? Io non sono quello che può dare ordini o consigli, perché non è una cosa che tu fai così. Esatto. Quello che posso dire è: le persone lo possono fare solo se si innamorano della vita e del prossimo. Finché le persone sono chiuse dentro le mura della loro famiglia, non lo faranno mai, e non so quali consigli dare. Ma se dovessero un giorno, per ragioni spirituali, per ragioni che Cristo ti illumina, anche di questi segni forse, no? Perché vedi un segno che ti colpisce, e spero mai che il cambiamento arrivi perché ti arriva una sofferenza, che io conosco tanta gente che è cambiata perché ha avuto una sofferenza, io spero mai questo. Quindi, allora, se doveste riuscire un giorno ad innamorarvi della vita del prossimo e di chi non ha voce per ottenere i propri diritti, allora il percorso inizia e quindi cambierai da solo, sarai felice di cambiare. Ma questo non può venire mai con l'imposizione, lo devi sentire dentro. Allora, che cosa posso dire? Mi auguro che lo sentirete dentro. Bene, con questo augurio, grazie Giorgio. Arrivederci. Grazie. Grazie di nuovo Antonio, a Maria, e grazie a voi per essere stati qui. Grazie a Pier Giorgio Caria, Giorgio Bongiovanni, per essere venuto con sorpresa qui questo pomeriggio. Ricordo che all'ingresso potrete, e salutiamo gli amici in streaming che erano collegati, per chi volesse può lasciare la propria mail, il proprio numero di telefono, per continuare ad essere informati delle iniziative delle associazioni Terra Mater e il Sicomoro. All'ingresso incontrate due volontari che sono disponibili, insomma, per raccogliere i vostri contatti. Grazie, alla prossima iniziativa. Grazie Maria.